Eccoci qua, buon pomeriggio. Tiziana Panella sta arrivando. Un'ultima occhiata alle notizie e alle agenzie, anche perché vi faccio vedere come apre il sito della stampa in questo momento. Parigi, allarme bomba, evacuata la Tour Eiffel. Vi terremo aggiornati anche su questo. E poi ampio spazio alla politica con il nostro Luca Sappino appostato davanti ai palazzi. Mi dicono che è pronto Massimo Giannini, direttore della stampa, con cui faremo l'apertura. Io vedo vicino a me Tiziana Panella, non la facciamo ancora vedere perché è una sorpresa. Quindi andiamo in pubblicità, direi, e cominciamo tra pochissimo. Grande sorpresa, tra poco. Quando si dice un... Eccoci qua, buon pomeriggio e bentrovati, bentrovato Alessio. Bentrovati, buon pomeriggio. Allora, vi diceva Alessio alla fine del telegiornale di questo allarme bomba a Parigi, alla Tour Eiffel, come sapete, simbolo della città. Credo che ci siano novità in questo battuta senso. In questo momento dalle agenzie, due ore dopo l'evacuazione della Tour Eiffel, la polizia ha iniziato a rimuovere le barricate. All'origine dell'allarme era stata una telefonata anonima che aveva segnalato un sospetto allarme bomba all'interno del monumento. Un ufficiale di polizia sul posto ha confermato che non è stata rilevata traccia di ordigni, quindi l'allarme pare sia rientrato. Bene, bene, ovviamente noi continueremo a tenere d'occhio questa notizia, anche perché stiamo parlando della Tour Eiffel, stiamo parlando di Parigi, del simbolo della città e di tutta la Francia, quindi insomma massima allerta quando è uscita la notizia. Siamo felici di dirvi che al momento sembra che l'allarme si è rientrato. Luca Sappino, veniamo alle cose nostre, i palazzi della politica. Tiziana, due fronti oggi nei palazzi della politica, uno più istituzionale, è in questo momento in Commissione Cultura alla Camera la ministra Azzolina che sta spiegando ai deputati come intende spendere i soldi del recovery fund, i soldi europei. Poi ci sarà anche alle 15 in question time il ministro Spadafora, che tornerà sul tema dell'apertura di una aumentata capienza per gli stadi, per lo sport col pubblico dal vivo. E però poi c'è il fronte politico. In questo momento al terzo piano, alle mie spalle, è in corso ad esempio la riunione di Matteo Salvini con i referenti, con i responsabili regionali della Lega. Insomma, la Lega deve organizzarsi dopo i risultati che assegnano una navigazione tranquilla al governo. Questo, diciamo, è il commento unanime dei commentatori per i prossimi tre anni. E poi c'è il fronte del Movimento 5 Stelle, su quello giuro mi dedicherò, mi applicherò oggi cercando di portarti delle voci che possano anticipare l'appuntamento che sarà invece domani del Movimento 5 Stelle, che si vede nel tardo pomeriggio per cominciare la discussione degli stati generali. Intanto diciamo che il tema di quello che sta accadendo dentro il Movimento 5 Stelle è tema, come tu anticipavi, che noi andremo a guardarci da vicino. E cosa abbiamo pensato di fare per capire che aria tira all'interno del movimento? Siamo andati in Liguria, lì c'è Sanza, collega peraltro Ferruccio Sanza, che si è candidato e ha perso contro Toti, e a Sanza noi abbiamo fatto un po' di domande. Mentre parlavamo con Sanza, guardate chi abbiamo incontrato. Ovviamente più passano gli anni e più il centrodestra si fa potere, perché ormai comanda tutte le province della Liguria, comanda gran parte dei comuni, comanda gran parte. Ecco, questo è il mio vicino di casa. Ecco, il vicino di casa. Insomma, ovviamente ci torniamo nel corso della puntata ricca, perché appunto vogliamo ragionare anche di quello che accadrà a questo punto al governo. E molti dicono si è rafforzato, qualcuno dice però la debolezza del Movimento 5 Stelle per Conte potrebbe essere un problema. Certo è che, diciamo, gli alibi sono finiti, adesso si tratta di fare. Avremo ospite Graziano Del Rio e questo ci permetterà di fare un punto sul Partito Democratico e sul governo. Saluto Massimo Giannini, direttore della stampa, ben trovato direttore. Buon pomeriggio Tiziana, buon pomeriggio a tutti. Allora, Alessio, titolo della stampa che stamattina abbiamo trovato in edicola? Dedicato al post-voto. Titolo di apertura. Esatto, diciamo. Dedicato al post-voto, lo possiamo vedere. Conte sposta il governo al sinistra, sì al dibattito sullo Ius Soli e i nuovi decreti sicurezza.
Bene, invece in questo momento? In questo momento è rientrata la notizia che di cui vi avevamo dato conto poco fa di Parigi, patto migranti, Commissione Europea, alleggeriremo peso sui paesi di primo ingresso e c'è già una prima polemica dedicata al fatto che i ricollocamenti obbligatori sembrerebbero slittare, quindi la linea proposta dall'Italia langue. Langue, langue, adesso ci arriviamo, però prima di arrivare a questo chiedo a Giannini, stamattina autore di un editoriale dal titolo La svolta che serve al paese, c'è un passaggio che vado a citare. È come se in un breve fine settimana, il fine settimana evidentemente è quello elettorale appena passato, abbiano miracolosamente cominciato a sgretolarsi i macigni ideologici che impiombano da un anno le ali della coalizione giallorossa. Chiedo scusa per aver letto malissimo, Giannini, mi è andata così, però mi piace assai l'immagine, queste ali piombate, no? E la domanda è, adesso tolto il piombo si va un poco più a sinistra e soprattutto hanno ancora alibi, Conte ha ancora alibi oppure no? Ma intanto tutto ruota intorno a quel come se, nel senso che siamo ai primi segnali di un possibile alleggerimento di quel piombo, intendiamoci bene, ora cioè, è tutto è ancora da dimostrare, però io ho colto, no esatto, perché come dicevo io ho colto però nelle affermazioni del Presidente del Consiglio di ieri un cambio di tono, qualche lieve sfumatura, no? Mentre fino ai giorni precedenti al voto di domenica e di lunedì la linea del Premier era sempre quella dell'assoluto galleggiamento intorno alle ambiguità sul MES, sì c'è una linea di credito ma non ci serve, vedremo, così pure con i decreti sicurezza e ancora di più sullo Ius Culture. Ieri, beh, insomma, a me sembra che qualche piccolo passo avanti su quel versante lo abbia fatto, sia perché ha detto che sul MES vedremo se ne discuterà in Parlamento, non è stata una chiusura netta come invece era stata fino ai giorni precedenti, e persino sullo Ius Culture e lo Ius Soli si è spinto a dire, beh, ne parleremo, vedremo, e quanto ai decreti di sicurezza ha detto, sono pronti, andranno in Consiglio dei Ministri, alla prossima occasione, appena lo convocheremo ci saranno i decreti di sicurezza. Ecco, sono piccole sfumature, ma nel linguaggio un po' barocco del nostro Presidente del Consiglio, come scrivo oggi, a me sembra un cambio leggero, ancora da confermare, ma della strategia seguita fino adesso. Del allora, resto sarebbe diciamo anche che quello di abbastanza naturale, di Massimo Giannini, visto il successo elettorale del PD. È stato un esercizio di ottimismo, poi però siccome Non gli viene naturale essere ottimista con questo governo, allora dice sì, attenzione, che mica volete credere sono così ottimista. Sono ottimista un poco. Alessio, i numeri per chi deve chiamare. Fatemici credere, questo è il senso. Sì, lo capisco. Dopo le 4 apriremo i nostri telefoni, verrà a trovarci il professor Pregliasco oggi, se non sbaglio, sì. Giusto, per rispondere alle vostre domande, 0601 90 80 96 per chiamare, per scrivere invece su Twitter, l'hashtag è all'esperto chiedo. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo con il direttore della stampa Massimo Giannini, facciamo il punto su tutte le notizie in questo momento, sui siti e anche sui social, insomma ne abbiamo da dire. Eccoci qua di nuovo in studio, siamo in compagnia di Massimo Giannini, direttore della stampa, Alessio è arrivato qua vicino a me, questo significa che andiamo a guardarci le notizie fresche che sono adesso le aperture dei siti dei vari giornali online, da dove cominciamo, indovina? Incominciamo dalla stampa. Ma dai, strano però. Ma guarda un po', eccolo qui, patto migranti, Commissione Europea, alleggeriremo il peso sui paesi di primo ingresso, a Bruxelles sono stati svelati i dettagli di questo progetto che è stato molto richiesto e molto ribattuto, con posizioni anche ma alterne. Ma come lo alleggeriscono il peso? Il peso, questo è Corriere.it, no ai ricollocamenti obbligatori chiesti dall'Italia, ma chi rifiuta di prendere i migranti dovrà pagare i paesi che li ospitano o i rimpatri. Ursula von der Leyen parla di nuovo inizio per l'Unione Europea, certo è che la linea proposta dall'Italia sembra per il momento
un po' allora, messa in chiedo disparte. L'aiuto da casa, chiedo l'aiuto a Giannini. Come, io non l'ho capita bene questa notizia. Noi eravamo partiti che sembrava che questa volta ci fosse una svolta vera sulla questione del primo approdo. E, adesso non vorrei dire, però se dobbiamo contare sulla generosità degli altri, mi verrebbe da dire fatto e non ha portato grandi frutti. È il titolo di un film di alcuni anni fa, molto bello, si intitolava Noi credevamo, nel senso ecco. Che dopo uno degli ultimi vertici europei nei quali effettivamente Ursula von der Leyen aveva annunciato una svolta importante su molti fronti, per la verità, non soltanto su quello dei migranti, ma anche sull'impiego dei fondi del Recovery Fund e così via, ecco, la sensazione era che finalmente si fosse aggredito, o comunque l'Europa avrebbe aggredito di lì ai giorni successivi, il vero punto critico che finora ha caratterizzato la gestione dei migranti sotto il profilo degli sbarchi, e cioè appunto il principio contenuto dal Trattato di Dublino, che prevede che ai fini della concessione del diritto d'asilo l'onere ricada interamente sul paese di prima accoglienza, che è esattamente il problema che ha caratterizzato l'intasamento, in qualche caso dobbiamo anche riconoscerlo, l'invasione o simil invasione che c'è stata sulle nostre coste, tutto sulle nostre spalle, e quindi l'annuncio della von der Leyen sembrava andare nella direzione che l'Italia sollecita da molto tempo, e cioè rivediamo i criteri di collocamento, arrivano tutti qua, ma poi ogni paese, ogni Stato membro si fa carico di prendersene una quota ma non sulla base di trattative di volta in volta stabilite tra paese e paese, ma quote obbligatorie fissate dalla Commissione. E invece purtroppo, ora scopriamo, noi l'abbiamo scritto già da una decina di giorni, siamo stati gli unici a mettere in evidenza che le cose stavano prendendo una piega ben diversa dal primo annuncio di Ursula von der Leyen, e qui in effetti abbiamo ora abbiamo la prima conferma la che purtroppo le cose stanno così sostanzialmente di obbligatorio non c'è niente, ecco, sì, esattamente, e noi sappiamo di ricollocamenti che se dobbiamo obbligatori non ce n'è traccia del modo solidale, che è uno dei passaggi, diciamo, cioè della solidarietà degli altri, stiamo fritti, ecco, ci teniamo i migranti, poco da fare, no? È così purtroppo, e questo si può considerare un carico di responsabilità limitato sulla Commissione europea, perché purtroppo ancora una volta quello che influisce negativamente non è tanto la volontà della Presidente von der Leyen, quanto i veti posti dai singoli Stati membri, e domani si vedrà tutto questo. Già oggi ci sono i soliti paesi dell'area est europea che hanno piazzato i loro paletti, perché soprattutto da parte di quei paesi che c'è il no ai ricollocamenti obbligatori, che guarda caso sono esattamente i paesi ai quali faceva riferimento Matteo Salvini, senza considerare che invece erano proprio loro che ci davano la fregatura da questo punto di vista. E purtroppo non si esce da questo, da questa strettoia, fin tanto che quelli non si che abbatte prima gli austriaci, il principio prima delle noi decisioni e poi all'unanimità, voi, insomma, volendo esattamente, no. Allora, esattamente. Alessio, e tra l'altro il voto a maggioranza, perché altrimenti l'Europa non va avanti. Tra l'altro l'Austria poco fa ha confermato, come ci ricordava Massimo Giannini, che terrà questa linea e non intende muoversi da questa posizione. Altra apertura, andiamo su Repubblica.it, molto alta la notizia che riguarda il calciatore Luis Suarez, la storia della cittadinanza domesticata con un concorso ammorbidito, concordato, la procura della FIGC ha aperto un'inchiesta, è una vicenda... L'inchiesta, quella con intercettazioni della Procura di Perugia, con intercettazioni, con grande clamore, con interazioni sui social e reazioni molto contrastanti a questa vicenda. E noi ieri Giannini era qua, Diego Bianchi, ironizzavamo dicendo in realtà, trattandosi di furbate tutte italiane, adesso Suarez è italiano, ci ha detto Diego, no? Cioè ha dimostrato di essere italiano. Sì. Ricordiamo che Suarez non è indagato e al momento non è indagata neanche la Juventus. Di che stiamo parlando, Giannini? Sì, però ecco, la parte dopo aver sorriso, perché ci viene un po' da sorridere, avendo soprattutto letto le intercettazioni di questa vicenda, ti viene però un moto di rabbia. Perché? Perché ancora una volta si conferma un vizio che è, non voglio dire tutto italiano, ma prevalentemente italiano,
sulla base del quale, appunto, se sei ricco e famoso ti si aprono tutte le porte, se sei uno qualsiasi le porte sono chiuse. E questo ci richiama immediatamente al discorso che stavamo facendo, che in questo caso non è neanche tanto quello dei migranti, perché qui non parliamo dei migranti. Qui il tema è, ancora una volta, appunto, lo ius soli o lo ius culture. L'altro, la questione relativa alla cittadinanza è una questione che viene trattata anche in uno dei decreti sicurezza che, come sappiamo, andavano cambiati dal primo giorno del governo giallorosso, non perché lo diciamo noi, perché l'hanno detto loro, diciamo. Essendo che però il governo giallorosso è figlio del governo gialloverde, che quei decreti li aveva fatti insieme a Salvini. Quindi questo costituisce un po' un problema. Quanti anni ci vogliono per avere la cittadinanza? Volta ottenuti i requisiti, quindi residenza, matrimonio, 5-6 anni di pratiche burocratiche, si può arrivare addirittura fino a lì. E uno dei decreti di sicurezza interveniva anche sulla questione proprio di conseguire questa certificazione, la B1, come si chiama? Il livello della certificazione. B1 di certificazione, conosco l'italiano a questo livello. Dopodiché, a questo punto, ci siamo? Si mette mano ai decreti sicurezza? Perché magari, con il clamore di questa vicenda, c'è una spinta in più. Giannini? Beh, la speranza è esattamente quella, perché il collegamento immediato alla vicenda Suarez non ci può non spingere a dare via libera a questa modifica dei criteri della cittadinanza, perché se sei milionario quel diritto lo ottieni in un quarto d'ora, se sei di fatto italiano, magari da due generazioni sei qua, oppure sei arrivato e sei qui da 5 anni e hai diritto ad averlo e non te lo danno, devi aspettare anni. Allora, da questo punto di vista, io non ne faccio neanche una questione di destra e di sinistra. Questa è una questione banalmente di buon senso, di diritti universali, mi viene da dire quasi di umanità, prima ancora che di buon senso, di umanità. Ecco, allora, se non ora, quando? Mi chiedo. E chiedo al Presidente del Consiglio, in questo caso. Allora, Alessio, andiamo avanti, altre notizie. Se non ora, quando? Lo dice anche Di Maio sul Recovery Fund, vediamo ansa.it. Un treno del genere non ripassa, bisogna lavorare insieme con maggioranza, opposizione, con i corpi intermedi, con le forze sociali, per arrivare alla fine di questo piano del Next Generation. Allora, saliamo su questo treno, Giannini, il treno in corsa. Lei come lo vede questo treno? Dove ci porta questo treno? Siamo seduti insieme, Giannini, quindi faccia attenzione a quello che dice, sia buono. Ancora una volta mi verrebbe da dire, si vede una luce in fondo al tunnel, speriamo che non sia, il muro, no? Ecco, da questo punto di vista. Oppure, esatto, o l'altro treno che viene contro di noi. Perché dico questo? Perché sono d'accordo con quello che dice Di Maio, per l'amor di Dio, però mi spingo anche a dire un'altra cosa. Dobbiamo lavorare tutti insieme, ma dovremmo aver già cominciato a farlo, perché la svolta, quella sì, sul Recovery Fund risale al 21 di luglio scorso, la svolta europea, che ha dato via libera alle procedure per l'attivazione di questi prestiti a valere del 2021, a rate, tutto quello che sappiamo. Io mi sarei immaginato un agosto di lavoro intenso da parte del governo per mettere subito, nero su bianco, i piani attraverso i quali noi potremmo ottenere dall'Europa questa prima rata di fondi da 209 miliardi. E invece purtroppo siamo qui a dire dobbiamo metterci a lavorare, esatto, maggioranza e opposizione, ma dobbiamo muoverci, dobbiamo accelerare, siamo in ritardo. Francia e Germania hanno già presentato i loro piani, tanto per dirla con molta franchezza. Noi siamo ancora qui a dire, dobbiamo metterci al lavoro. I nostri dicono, siccome sono più soldi è più complicato. Rischiamo però di perdere tutto. Rischiamo di perdere non treno. Non credo, non è così. Non è la questione del più soldi più complicazione. Esattamente, non è questo il tema. Il problema è fare delle scelte strategiche. Per ora noi abbiamo soltanto un documento di 72 pagine con le cosiddette linee guida, dove dentro ci sono, come avrebbe detto
Andreotti di Aldo Moro, brevi cenni sull'universo. Bisogna avere programmi scegliamo da dove mettere subito andare. Sul terreno. A proposito di dove immediatamente vogliamo andare, non operativi so... ed esecutivi. Giannini, non so se è un treno, magari un autobus, ma l'autobus messo alla fine di maggio lo prende? Ecco, questa è un'altra delle questioni a cui facevamo cenno prima quando parlavamo dei macigni che potrebbero cominciare a sgretolarsi liberando le ali del volo della macchina di governo. Io penso di sì, io spero di sì, perché, ripeto, quando hai la possibilità, una volta tanto, di poter avere fondi europei a costo zero e senza condizionalità, rinunciarci solo per ragioni ideologiche, perché non ce n'è un'altra non di le ragione sembra una ormai, buona idea. Visto che tutti in sede europea, mi sembra un autolesionismo totale, totale. Però siccome vedo che Di Maio ha cominciato a capire come funziona la vita di un governo e come ci si deve far carico dei problemi di un paese, io spero che dentro il movimento la sua linea passi e alla fine si possa dare via libera a questo benedetto MES. Allora, MES da che questo ci fa momento ci andiamo velocissimi, perché mi sono resa conto che parlare con Giannini, a me poi mi piace parlare con Giannini, quindi il tempo passa e noi siamo già fuori tempo massimo. Alessio? Adesso andiamo dalle parti di quello che ieri con Diego Bianchi abbiamo definito il premio Ho vinto io, quindi pace nel mondo giù di lì, perché sui social continuano i leader dei partiti a rivendicare vittorie più o meno corpose alle elezioni, alla tornata elettorale di questo fine settimana. Ah, sì, Luigi Di Maio, hanno vinto tutti. Sì. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle è sempre stato quello di aggregare, di condividere principi e valori, quello di unire e non di dividere, ma non si riferisce ovviamente al referendum. Ieri il filo conduttore della sua narrazione social era la vittoria al referendum. Oggi scrive: il modello delle alleanze nelle amministrative ha funzionato e cita alcuni comuni. Aspetta, ripeti. Sto leggendo. Il modello delle alleanze nelle amministrative ha funzionato, eravamo in coalizione a Faenza e Caivano e abbiamo vinto al primo turno, così come siamo riusciti a centrare i ballottaggi sempre in coalizione a Matera, Andria, Ariano Irpino, Pomigliano, Giuliano e Manduria. Non lo so, Giannini, vuole dire lei qualcosa Di Maio? Beh, sono contento che abbia funzionato a Caivano e Manduria, peccato che però nel resto delle sei grandi regioni in cui si è votato mi pare che intanto le alleanze non ci sono proprio state, ecco. E dove ci sono state come in Liguria purtroppo abbiamo non hanno visto funzionato. Un'altra storia. Ma io sono convinto che le alleanze funzionino, però devono essere opzioni strategiche, non si possono fare à la carte, qui ci alleiamo, qui no. Ci vuole un patto politico, perché altrimenti questa roba non porta da nessuna parte se non a quello che stiamo vedendo, cioè all'implosione del Movimento Voglio 5 Stelle, se c'è altro che non fa comodo né al 5 Maio. Stelle, né al governo né all'Italia. C'è altro, perché Di Maio conclude dicendo: come sempre, al di là dei ruoli e delle cariche, io ci sarò sempre, potete contare su di me. Ah, qua dobbiamo fare la conta, Giannini. Allora, Di Battista non vuole contare su Di Maio, mi pare evidente. Barbara Lezzi ancora meno. Ancora meno. Max Bugani a Roma si dice levete, quindi no. Cioè, anche lui come sopra. Sì. E Chiara Appendino è fuori gioco perché c'è la vicenda della condanna. E il movimento ha un leader in questo momento, Giannini? Risposta secca vorrei. No, per l'amor di Dio, non ce l'ha affatto. Siamo ai Balcani del Movimento 5 Stelle. Ed è abbastanza chiaro che così il movimento non regge. Quindi da questo punto di vista, come ho scritto oggi, o porte ut scandala evenient. Se questa clamorosa sconfitta elettorale serve a loro per fare un congresso vero e finalmente prendere una serie di decisioni, la prima delle quali è un leader riconosciuto e titolato, beh, ben venga. Sono sicura, Alessio, e lo voglio dire con chiarezza, che ha vinto anche Salvini. Ha vinto anche Salvini, come no? Dopo la storica conquista della regione dalle Marche, un altro risultato che mi riempie d'orgoglio: straordinaria vittoria a Macerata. Quella di Renzi era strepitosa, quella questa di Salvini è straordinaria. Con Sandro Parcaroli della Lega eletto sindaco al primo turno dopo 20 anni di amministrazione di sinistra. E Salvini da chi si deve guardare di più? Ieri il Guardian scriveva magnificenze di Giorgia Meloni, insomma sottolineava che lei esce vincitrice da questa tornata elettorale, che è la persona in evidenza nel centrodestra. Salvini da chi si deve guardare? Da, diciamo, l'altro lato, cioè il centrosinistra, o si deve guardare all'interno, dentro casa?
Secondo me si deve guardare da se stesso, perché dentro la Lega lui non ha rivali, onestamente non ha rivali. La linea della Lega nazionale, se c'è un'ambizione di governo, non può essere rimessa in discussione perché Zaia diventa il doge in Veneto. Zaia governa il Veneto, regna in Veneto e a me pare si voglia tenere il Veneto. Quindi all'interno Salvini la Meloni non ha lo deve difficoltà preoccupare a continuare ad esercitare la leadership. La Meloni lo deve un po' preoccupare, anche se la Meloni, che ha conquistato meritoriamente dal suo punto di vista le Marche, non ha sfondato vincendo in Puglia, che era l'altra grande regione che doveva conquistare e non ha conquistato. Quindi io penso che Salvini abbia perso troppi voti per non porsi la domanda su come sta esercitando il ruolo di capo dell'opposizione, ma ancora pochi per dover vedere messa a repentaglio la sua leadership, sia dentro la Lega sia dentro la coalizione di centrodestra. Grazie a Massimo Giannini, torni a trovarci presto, grazie davvero per essere stato con grazie noi. Grazie a voi, Alessio, volentieri come sempre, grazie a voi. Allora, apritemi tutti gli schermi che devo salutare i nostri ospiti. Il primo che vorrei salutare è Luca Telese, me lo fate vedere? C'è Luca Telese? Oh, eccolo là, Luca Telese in piena tournée, sarda, con i suoi cuori rosso-blu. Mi hanno mandato anche alcune foto, ma pregherò la regia di mostrarcele fra poco, Luca. Resta là fermo. No, certo che le faccio vedere. Paolo Guzzanti, facciamolo entrare, giornalista, scrittore. Il 7 ottobre uscirà con Giunti Editore il suo ultimo libro, L'ultimo amore non si scorda mai. Ah, ce l'hai, sono contento. No. E mi piace che sia l'ultimo. È l'ultimo amore che non si scorda. Tutti gli altri fanno delle fini. Discutibili, insomma, diciamo. No, ma anche perché vattela a ricordare, a un certo punto vattela a ricordare, no? Primo amore, il secondo è meglio ancora, però diciamo così stiamo svilendo. È un libro che fa parte di una serie che ha inventato Lidia Ravera, che si chiama Terzo Tempo, molto divertente, che è sugli amori dopo i 65 anni. E quindi deve essere una storia di un amore a lieto fine. Devi firmare un contratto, deve essere un amore a lieto fine dopo i 65 anni. Lì ti devi inventare tutto. Ho notato un certo interesse in Enrico Bertolino, che saluto e che ormai è amico di Tagadà. Vedevo veramente un certo interesse. No, perché io sono ancora ai 60 e c'ho ancora un ragazzo, non puoi. Siamo, c'è qualche anno, siamo diciamo, fuori, nel quale esercitarsi altrove. Un giovanotto. Allora, abbiamo chiamato Bertolino in veste di guastafeste, ma anche no, insomma, fa quello che gli pare in questa trasmissione. Al momento non vedete l'esperto, perché ci raggiungerà tra poco Pregliasco per rispondere alle vostre domande, anche perché nel frattempo siamo pressoché circondati, c'è un tema ancora caldo, forte, fortissimo, è quello del coronavirus. Alessio, ricordiamo il numero per Pregliasco? Sì, 0601 90 80 96 per prenotarvi. Se invece volete scrivere su Twitter, l'hashtag è l'esperto chiedo, l'indirizzo mail è tagadaredazione@la7. Allora, avevo citato le foto di Telese, vi prego, ci tengo con tutto il cuore a mostrare la sua tournée sarda per i cuori rosso-blu, che mi pare stiano andando peraltro benissimo. Ce le abbiamo queste foto? Oh, vedi, eccola là. Ma questa è una... Ah, le abbiamo prese al suo profilo, dal è un'esclusiva profilo, mondiale, non è questa. Che... Non le devo più me. Allora, quella che è una pasta con il fuoco in tocco, che roba è? È vero, è flambé con i cuori rosso-blu in mezzo. Nel frattempo è comparsa un'altra immagine. E questo è uno striscione che immagine. Mi hanno fatto, mi hanno commosso. Sì? Basta. Portata basta, a casa quella, pensurare. Luca? Sì, ce l'ho portata a casa, mi piace, l'ho appesa in stanza. No, non ci credo, se no voglio vedere la casa. Poi voglio sono anche più magro, quindi mi dà soddisfazione. Va bene. Allora, abbiamo visto le foto di Luca, io voglio sapere da Bertolino, siccome siamo reduci da questa tornata elettorale e ne sentiamo tutto il peso, più che altro dei commenti, sentiamo il peso, chiedo a Bertolino, a me mi è sembrato di sentire una cosa che non è esattamente un inedito, cioè hanno vinto tutti, no? Direi io parto dall'analisi della è un esame anche quello dell'elezione, cioè gli esami non finiscono mai, quelli di Suarez sono finiti male, però devo dire che Di Maio nella fattispecie ha dimostrato che si può pareggiare anche negli esami, cioè, l'esame può essere un pareggio, lui
ha vinto con il referendum e ha perso con i voti, diciamo, delle regioni. Promosso in geografia, bocciato in matematica, perché ha dato dei numeri che non sono molto quadrati. Cioè, però io penso che non è nuova questa storia che vincano tutti, no. Se la vincono sempre tutti. Le frasi sono più o meno queste. Diciamo, abbiamo limitato il passivo. Io avevo un allenatore a calcio che quando uscivamo perdevamo 4-2 e diceva che limitavamo il passivo, ma intanto perdevamo. Cioè, questa cosa qua è... sì. E i punti in classifica non arrivavano, però lui diceva: ragazzi, abbiamo comunque presidiato il territorio. Ma... è una minchiata sulle quali bisogna riflettere attentamente. Cioè, secondo me i vincitori di queste elezioni, quelli che hanno vinto davvero, sono i Power Ranger. Sono quattro i Power Ranger, che sono Zaia, Totti, Di Luca ed Emiliano. Sono i Power Ranger. Power Ranger, ci arriviamo, perché in effetti questa figura dei presidenti è emersa con chiarezza. Sì, ma non potevano essere i Fantastici Quattro, Tiziana, perché nei Fantastici Quattro c'è la donna invisibile. E infatti c'è la donna invisibile, perché nelle candidature le donne non si vedono. Ammazza! L'ha studiato tutto! Molto bene, molto bene. Vi voglio raccontare però una storiella. Allora, come cominciano le storie, Alessio? C'era una volta cominciano. C'era una volta. E come potrebbe andare avanti? C'era una volta due amici. Una volta due amici. Poi uno decide di fare il ministro e un altro invece decide di andare a fare dei viaggi, di dedicarsi ad altro. Banane. Decidi di andare. Cosa succede poi, Alessio, in questo rapporto? Tanto questi due amici, per non fornire troppi dettagli, si chiamano Alessandro DB e Luigi DM. Certo. Così per non far capire a casa di cui stiamo parlando. E a un certo punto la grande armonia che si era creata tra loro viene un po' a scemare e succede... Allora, succede, ve lo racconta Maria Grazia Gerina, perché poi insieme a questi due amici c'era tutta una comitiva. E come sta messa sta comitiva? Vediamo. Un eccesso di esultanza penso che sia fuorviante e non sia giusto. La vendetta di Alessandro Di Battista. Di Maio festeggia il sì al referendum, lui punta il dito sul risultato delle regionali. Io credo sia stata la più grande sconfitta della storia del Movimento 5 Stelle. Di Maio dice che è stato sbagliato non allearsi con il PD, Di Battista lo corregge a testa bassa. Io credo che in questo momento parlare di alleanze sia del tutto sbagliato. Aspettando gli stati generali del Movimento 5 Stelle. A sentire Di Battista i ruoli sono già assegnati. Di Maio forse si accontenta di ripartire da ciò che resta, lui parla in nome di ciò che è perduto. Il sogno al quale hanno creduto tante persone di partecipazione e cambiamento oggi è in crisi. Che tutti e due abbiano l'ambizione di essere dei leader è in dubbio, che uno dei due sia ancora in grado di muovere le masse è tutto da dimostrare. E a sentire Dibba non ci sono capi che tengano visto lo stato dell'arte. Puoi, ripeto, mettere De Gaulle a capo del Movimento 5 Stelle, e nessuno lo è, ma senza identità, senza delle proposte innovative, i voti non li prendi. L'attacco a Di Maio è diretto. La leadership forte c'è stata e il Movimento 5 Stelle ha dimezzato i voti. E mentre si profila l'ennesimo duello tra i due fratelli coltelli, con il reggente Crimi sempre più sullo sfondo, spunta un altro possibile protagonista degli stati generali non ancora convocati. Si ritrovi uno spirito forte di partecipazione, che gli stati generali, sempre se così li vogliamo chiamare, non siano una guerra tra bande o una resa dei conti. Di Battista ne ha anche per lui. Campano il ministro degli esteri, è Campano il presidente della Camera, è Campano il ministro dell'ambiente, è Campano il ministro dello sport e abbiamo preso il 10%. Di là loro i governisti, di qua l'unico rimasto fuori dal palazzo. La linea rossa è già tracciata. Ne discuteremo agli stati generali, prima arrivano meglio. La prima cosa che posso dirvi è che io sono orgoglioso di aver costruito questo governo. Di Maio, che rivendica il risultato del referendum, la vede diversamente. Non era assolutamente semplice ed è la differenza che passa tra gli slogan e il lavoro nelle istituzioni. Guzzanti, a proposito di quello che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle, il potere logola chi ce l'ha o chi non ce l'ha? Ma in questo caso direi che il potere non c'è mai stato, perché i 5 Stelle, diversamente da quello che fanno finta loro, e facciamo anche un po' finta noi, di credere,
non nasce perché ci sono dei grandi leader che hanno una grande idea e questa idea trova milioni di followers che seguono, corrono e gli vanno dietro. Invece il Movimento 5 Stelle nasce su un disgusto della politica, rabbia, quella cosa che esiste dai tempi dei Popoli di Fax, cominciò con Tangentopoli, si andava sviluppando, che era già lì, un terreno già arato, bisognava solo raccogliere le fascine, imballarle e dire ho preso io, no, le mie sono, pesano di più. Ma questo è stato un gioco delle parti che poi oggi dimostra proprio questo, che siccome le parti non contano nulla e gli umori dell'elettorato sono cambiati, tant'è vero che gli elettori dei 5 Stelle ci sono più. Cioè sono una cosa ridicola rispetto alla rappresentanza che hanno in Parlamento. Procedura, processo che era già cominciato da tempo. Di ogni partito si può vedere quanto cresce, quanto si gonfia, se fa un bozzo di qua, una perdita di là. Però se c'è un partito che sta momentaneamente proprio sparendo, e non è per una colpa dei leader, cioè trovo il più onesto di Battista, che a me non è particolarmente simpatico perché è quello che sparisce un attimo in Nicaragua e poi chiama, gli piace molto fare giocare al piccolo esploratore o guerrigliero, però ha detto è un problema identitario, ha detto lui. Che vuol dire identitario? Che manca l'identità di questo partito. Voglio sentire anche Terese, il problema è l'identità? Ed è l'identità perduta, sì. O st'identità non c'è mai stata? Mi sembra un problema di ragazzi cresciuti che pensano ancora di essere Peter Pan, nel senso che il Movimento 5 Stelle, questa è l'unica cosa che non torna nel racconto di Di Battista, ha fatto in queste elezioni proprio quello che Di Battista diceva che bisognava fare, cioè non bisogna allearsi con nessuno. I 5 Stelle sono contro la destra e contro la sinistra, andiamo da soli. Che cosa è successo? Che anche in Puglia, dove avevano una candidata abbastanza forte, ben riconosciuta, e si chiamava La Latia, e dove i sondaggi, ma fino a 7 giorni dal voto, gli davano fra il 15 e il 20%, è scattato un meccanismo molto antico che Guzzanti conosce bene, che a sinistra funzionava per esempio fra Rifondazione e PDS, del voto utile, cioè arrivati al bipolarismo perché i candidati erano due, molti elettori dei 5 Stelle in hanno Puglia, deciso di votare per Emiliano. I 5 Stelle, ma qua vince Fitto, allora io voto Emiliano. E quindi Di Battista fa un bellissimo ragionamento, sarebbe torniamo alle origini, ma loro erano nella linea di Battista e hanno perso con quella linea. Però la mia domanda è, se questo è vero, perché allora in Liguria hanno perso? Ma perché in Liguria hanno il PD e i 5 Stelle hanno lavorato benissimo per far perdere il povero Ferruccio Sanza, cioè il candidato è stato tenuto in un periodo di congelamento prima di essere nominato di soli 5 mesi ed ha avuto la possibilità di correre e fare mutamenti solo un mese dopo il lockdown, cioè praticamente Toti faceva campagna da 5 mesi. Quindi non è stato dato il tempo. Cioè era già una sfida difficile. Sì. Notate la dinamica. No, ma io semplicemente, Luca, quello è certamente vero, poi c'è questo discorso sui governatori, c'è questo anche l'elemento del Covid, no? Di quanto poi chi governava è stato avvantaggiato. La refrattarietà di quell'elettorato che non ne vuole sapere di fare l'elettorato, non il partito. Per cui quando l'elettorato gli dici di bere nella stessa ciotola con cui beve il governo, è fatto così, non dico che è fatto bene o male, è così, proprio la sua descrizione identitaria è che rifiuta, non si fa convincere. E quindi è un peccato, dicono tutti i politici, dice Zingaretti, che bello sarebbe stato se fossimo stati tutti uniti, quell'altra cosa. No, perché il Movimento 5 Stelle è fatto di gente... avrebbero vinto nelle macchie, però il punto... fossero stati uniti. Luca, il punto è se tu consideri... Scusami, Luca, il punto è... Non funziona lo stesso. Perdonami, Luca, il punto è se tu consideri come un'addizione
automatica sommare i voti dell'uno e i voti dell'altro. In nessuna coalizione. Diciamo è difficile che accada. Poi forse bisogna capire se con i 5 Stelle accade di più o di meno. Cioè l'osmosi non è detto che significhi, si traduca nella somma precisa dei voti ma che prenderebbe l'uno e l'altro paese. Voto di più. Magari di più, ma magari di meno, no? Perché l'esempio della Liguria o dell'Umbria ci dicono questo. No, ma se persone intenzionate a votare 5 Stelle si sono spostati poi sul candidato non proprio sì, grillino, ma quelli che hanno anzi, votato per i 5 Stelle invece magari non votavano affatto per il candidato, quindi vai a sapere se andava meglio o andava peggio. È vero, ma io sto parlando dei dirigenti, noi siamo abituati al fatto che i passiamo dalla politica alla psicoanalisi. Scusatemi, voglio sentire però anche Bertolino. Fatemi finire solo questo telegramma. Se tu vuoi essere all'opposizione, vai all'opposizione. E dice, noi siamo l'opposizione, se stai nel governo... Questo mi è chiarissimo e su questo sono totalmente d'accordo con Telese. Bertolino, 2016, al tempo del referendum costituzionale sul DDL Boschi, se lo ricorda bene, no? Lei sì, bene, bene. Uno spettacolo, il titolo qual era, me lo ricorda? Perché non si sapeva bene... Oh, mi faccia il titolo di questo referendum, quello che abbiamo appena vissuto. Faccia lo spettacolo il titolo. Perché mai? Cioè, perché mai bisognava andare a fare una cosa del genere quando già il risultato era scritto nel momento in cui noi ci si dice tagliamo i parlamentari, poi dopo nessuno si è posto la domanda quali sarebbero stati tagliati, per cui, e poi nessuno si è posto anche la domanda che questa legislatura è al riparo da ogni tipo di taglio, perché è la prossima, è sempre la prossima volta, no, che tocca sempre a quello col cerino in mano. Però in effetti sono state questo referendum ha portato gli italiani per la prima volta ad essere decisivi perché contava il risultato a prescindere dal quorum. Sì. Per cui l'italiano si è sentito importante e ha detto stavolta voglio fare qualcosa. Io me lo ricordo lo scorso referendum, quando sono arrivato al Brancaccio a Roma, c'era un tassista che mi ha portato al teatro e io gli ho chiesto per sapere l'opinione popolare, lei che cosa vota, sì o no? E allora era sulla Costituzione, no? E lui, ero con il mio regista in macchina, lui disse no, io voto no, gli dico subito voto no. Io, ma perché votano? Mi scusi, però intanto dico il regista, vedi che la gente vuole influire su questa cosa, ha capito il senso e lui ha detto no, mi faccia lì, io voto no per un motivo semplice, perché a casa mia, da quando mi sveglio la mattina, mi tocca dire sì a tutti, a mia moglie, a mio figlio, ai clienti, io mi sono rotto di io e voglio votare no. E quindi votava no per un partito preso. Ora qui il problema è che, a differenza dalle regionali, le regionali sono state un banco di prova serio, dove nessuno ammette di aver perso. Per esempio, quando si dice c'è un deputato, un assessore, Lopalco, ad esempio, è stato eletto come virologo, è stato eletto in Puglia, perché ha preso 14.000 preferenze. Per cui ha detto, il virologo adesso era di moda, si è candidato, ha fatto la Puglia è uscita bene da quel segmento preoccupante della Covid, altri non hanno avuto questa cosa, ce n'è stato uno, ho letto Jacopo Meglio, l'ho cercato perché ha raccolto 11.000 voti da casa sua, la sua campagna l'ha fatta su una sedia a rotelle perché è disabile e ha preso 11.000 preferenze. Vedi che con 11.000 preferenze uno non deve fare 49 milioni di manifesti da appendere in giro, basterebbe stare in casa e con quei manifesti tappezzi casa tua e vinci lo stesso senza dover fare i 49 milioni. Lo smart working dice Guzzanti. Scusatemi però noi intanto esatto, un voto voglio da Guzzanti, da 1 a 10 il Movimento 5 Stelle, voglio un numero più che un voto, quanto sta male? Cioè quanto è in sofferenza? Da 1 a 10. Quanto è insofferente? In sofferenza. Direi che è in una sofferenza totale, direi 10. 10, da 1 a 10 è sofferente. C'è chi 10. Cerca di spiegarlo. Bene, no, lo dico. Intanto vedo Luca Sappino, ma che succede Luca? Eccoci, che succede? No, Tiziana, purtroppo camminava molto velocemente, non sono riuscito a chiedervi la linea in tempo, ma pochi secondi fa è entrato Vincenzo Spadafora, il ministro dello sport del Movimento 5 Stelle, campano peraltro, uno di quelli tirati in ballo proprio da Di Battista, che dice proprio in Campania siamo andati malissimo, e lì ne abbiamo tre di ministri più il presidente della Camera. Io gli ho chiesto come sta il Movimento 5 Stelle, ministro, e non mi ha risposto, allora poi ho provato a estorcergli almeno una indicazione sulla sua giusta, corretta collocazione geografica. Ho detto, i giornali la indicano come Di Maianeo, è corretto? Assolutamente sì, mi è stato risposto. Va bene. Era un elemento per orientarci
nelle prossime giornate, esatto, all'interno, esatto, del Movimento, esatto, 5 Stelle. Allora, disturbo 10, dice Guzzanti, seguiamo il filo di questo ragionamento. Quando in un governo ci sono due forze politiche sostanzialmente, una è il Movimento 5 Stelle e l'altra il Partito Democratico, come fanno a stare insieme, con quali difficoltà? Se una delle due è in sofferenza 10, come dice Guzzanti, vediamo allora come stanno insieme, quali problemi ci hanno. Andiamo. Sospiro di sollievo. Non mi dica che si aspettava il risultato dell'1,6 per Scalfarotto, pensava qualcosa, no, in più. No, io su Ivan speravo e pensavo qualcosa in più, e anche lui. Si possono fare delle battaglie anche quando si sa che non si vince. Nel giorno in cui proprio tutti trovano qualcosa per cui dirsi soddisfatti, il leader che ha più titoli per farlo è in realtà Nicola Zingaretti. Il PD torna ad essere il primo partito dove si vota e sicuramente il pilastro intorno al quale organizzare grandi alleanze, come abbiamo visto, competitive. Se si sommano le percentuali delle forze politiche che costituiscono l'attuale maggioranza, la percentuale arriva al 48,7%, mentre le forze del centrodestra al 46,5%. E qualcosa nella maggioranza è già cambiato. Difficilmente prima del voto avremmo visto ad esempio Luigi Di Maio quasi ripetere le parole di Zingaretti sulla necessità di coalizioni organiche. Credo che in questi 15 anni abbiamo anche conosciuto persone con cui condividere pezzi di percorso. E infatti coloro che hanno messo insieme le coalizioni in questo momento stanno andando ai ballottaggi o hanno vinto al primo turno. Certo, il PD chiede ora di approvare i decreti sicurezza e magari lo Ius Soli, ma i toni di tutti, di colpo, sono più concilianti, le dichiarazioni paiono concordate. Conte, a fine serata, ricalca quasi alla lettera la formula usata da Zingaretti per ricordare agli alleati che comunque il PD vuole anche il MES. Prima bisogna elaborare un piano per quanto riguarda gli investimenti nella sanità. Dopodiché andremo a vedere quanto costa questo piano, andremo a vedere, a porci il problema dei finanziamenti. Quindi non è questione di MES, le risorse finanziarie è un problema successivo. Esiste, Telese, il tema che i 5 Stelle a questo punto sono sovrarappresentati, il PD sottorappresentato? Dentro il governo? Secondo me non è un problema di poltrone, sarebbe se fosse così, ma magari in un paese in cui scopriamo che un'intera università si mette al servizio di una persona che non riesce a coniugare i tempi. Adesso ci arriviamo anche a quello. Perché un calciatore, per dargli la cittadinanza, allora farei lo Ius Soli anziché lo Ius Soldi. Ecco, allora il PD... che ci sa fare in questo inferno? Sente che bisogna dare una rappresentanza non a un calciatore che viene da un altro continente, ma a ragazzi che sono cresciuti in Italia? E per rispondere alla tua domanda, il tema è che il Movimento 5 Stelle in queste elezioni ha ottenuto, cioè ha ottenuto il sì del PD, che aveva votato 3 volte no contro la riforma costituzionale, e però non ha dato, come si disse una volta, il santo non suda. Poteva dargli 2 alleanze in regioni in cui era decisivo per far vincere, e ora ci sarebbe il santo non suda. Giriamo la cosa alla Grillo, la intravedo in collegamento con Luca Sappino. Eccoci, buon pomeriggio, prego Luca, comincia sì, tu. Si dovrebbe anche sentire. No, ti sente. Buon pomeriggio. L'ex ministro Giulia Grillo, che questa mattina, sempre elementi di geografia grillina, era nei resoconti dei giornalisti indicata come una dei puristi. Cosa vuol dire essere quindi, puristi? Quindi corrente di Battista, no, per capire. Sotto di Battista, sì, nell'istogramma sotto di Battista. No, non siamo tipi da correnti nel Movimento 5 Stelle. Vabbè, ho capito, però per capirci, lo chiamiamo Pierino. Sotto il Pierino di Battista. No, io ho fatto una battuta su Twitter dicendo che più che purista sono realista. Ho
posto l'accento sull'identità del movimento, ma credo che insomma non dire niente di eccezionale. Bisogna ripuntare sulla nostra agenda politica, che può essere anche un'agenda politica collegata alla discussione, alla redazione del Recovery Fund, che è la grande sfida di questo paese e che è il motivo per cui siamo qua, cioè quello di migliorare questo paese. E questa Fund, assolutamente, mi chiedo scusa perché può essere anche che non riesco con il... vabbè. Ci siamo capiti. Sì, ci siamo capiti. Lo spiego ai telespettatori. Quando hai l'auricolare, senti la tua voce, è particolarmente fastidioso parlare e viene complicato. Chiunque di noi ne abbia fatto esperienza lo sa. Grazie. Prego, prego. No, è la verità. Allora, no, dico per completare il discorso, io penso che le persone devono venire dopo i temi, cioè non, questa narrazione che la stampa giustamente fa, perché insomma è anche il suo lavoro, però mi appassiona poco. A me appassiona più l'idea che possiamo concentrarci sui temi e lavorare bene a quello che stiamo facendo oggi, sia come governo che come Parlamento, di cui comunque siamo maggioranza ed è importante che la usiamo bene questa maggioranza. Allora, però stiamo sui temi, il MES sì o no? Guardi, io mi sono espressa già su questo perché sono entrata nel merito. Dal punto di vista sanitario vorrei capire cosa si vogliono fare questi, come si vogliono utilizzare 36 miliardi per la sanità in Italia. Ma perché fosse anche per aggiustare gli ospedali, riaprire gli ospedali, per portare gli ospedali del sud al livello pure di quelli del nord, di riaprire gli ospedali, per portare i letti, per portare le cose. Possiamo riaprire gli ospedali che abbiamo chiuso, però non abbiamo lavorato in questi anni per assicurare un personale sanitario sufficiente a livello di numero per tenere aperti questi letti. Io ricordo che grazie a una norma che questi soldi Calabria, in quel modo liberiamo risorse al recovery, no? Potrebbe essere una buona idea. Così ce ne abbiamo di più dall'altra parte. Beh, e magari funziona facciamo esattamente le assunzioni. Così, perché io ricordo... Purtroppo, ahimè, non funziona così, perché io ricordo che il patto di stabilità è sospeso fino a un certo momento. Probabilmente per tutto il 2021 ancora potremo godere di questa situazione, però poi dovremo sapere come pagare questo personale, cioè quelle poi diventeranno spese strutturali. Le spese per gli ospedali non sono spese strutturali, spendo i soldi oggi, ho finito, ma se io poi dovrò assumere del personale che peraltro non ho, ripeto, peraltro non ho, voglio capire poi come all'interno di una serie di regole severe di bilancio... Mi perdoni però, onorevole. Minore forse di... No. Già siamo sottodimensionati a livello di personale, quindi... No, però mi chiedo, siccome è stata ministro anche della salute, io le chiedo, lei saprà mille cose che al momento non vanno bene negli ospedali e che richiederebbero un intervento, quindi magari se usiamo i soldi per fare quel tipo di intervento ce ne siamo accorti... Diciamo, allora, in tempi di allora, Covid, 36 miliardi sono liberiamo tanti. Quei fondi che avremmo dovuto spendere in ogni caso e non li prendiamo da una parte, ma approfittiamo del MES. Beh, allora sicuramente non sono più necessari 36 miliardi, sono necessari molti di meno. Diverso invece diventa il discorso se quelle spese le posso fare diventare strutturali. Allora, se quelle spese le posso fare diventare strutturali, quindi posso dare dei servizi ai cittadini, non solo un posti letto, perché guardate che noi abbiamo tutta la serie di servizi. No, vabbè, ma io non voglio entrare nel posto letto, penso però, mi disabili, perdoni. Allora, eccetera. Lei dice, dobbiamo capire esattamente per farci cosa. Io sto dicendo cosa. Questo, se noi possiamo rendere strutturali, esatto, se noi possiamo rendere strutturali quelle spese, cioè per dei servizi che dureranno anche quando saranno finiti questi soldi, io penso che lì allora la discussione si può affrontare. Quindi io non ho lei sarebbe d'accordo se però quei fondi fossero come per si spese spendono questi strutturali, soldi. Chiaro, chiarissimo. Senta, strutturali, mi fa... esatto. Sì. Non so, Telese, volevi fare una domanda? Ma io ho due obiezioni per l'onorevole Grillo. La prima è che sinceramente il posto letto non lo disprezzerei, visto che sei terapie intensive mille hanno voluto dire per molti italiani, soprattutto in Nord Italia, la differenza fra la vita e la morte, e sono morti, quindi non ci servono posti letto. In Germania avevano il doppio delle nostre terapie intensive, sono servite anche quelle a salvare vite. Ma sul tema dei 5 Stelle recuperiamo l'identità, le idealità, le proposte di quando eravamo giovani. In realtà il paradosso su cui i 5 Stelle non riescono a ragionare, perché sono presi, anche se dicono non ci sono correnti nella loro guerriglia intestina fra governisti la e domanda, non governisti, Luca. È semplice. Hanno realizzato le tre proposte più importanti che avevano nella campagna elettorale, hanno tagliato i parlamentari,
hanno introdotto il reddito di cittadinanza, la gente dice grazie, ma non li vota, quindi non c'è il ritorno alle idee dell'origine, le hanno realizzate, ma il consenso non arriva. Quindi la domanda è, allora qual è il vostro problema? Evidentemente allora, non è l'identità. Allora, che la risposta è più prima di tutto, prima di tutto però rispondo alla prima parte. Nella storia. E se c'è una regione in cui c'è Salvini, sta prendendo una regione, e voi dite che Salvini è il mostro, non potete schierarvi nel polo terzo, fa ridere. Prego, Grillo. Allora, prima di tutto correggiamo sulla questione posti letto, forse mi sono spiegata male. Va benissimo avere più posti letto, ma, dottor Telese, bisogna avere gli anestesisti? Va bene? Purtroppo in Italia anestesisti ce ne sono pochissimi, ci sono concorsi che vanno deserti perché nessuno si è posto il problema della programmazione. Gli anestesisti, dottore Telese, che hanno trovato in questa emergenza, li hanno trovati grazie a una norma che ho fatto io che ha consentito di assumere anche gli specializzandi al terzo e al quarto anno. Quindi attenzione, che io non sono assolutamente contraria, ma bisogna stare attenti ad avere il personale bene, per tenerli aperti quei posti letto. Quindi se ce li hanno questione. Va benissimo. Domanda due, ma io, dottor Telese, dico di rifondare l'agenda politica proprio per quello che dice lei. Abbiamo realizzato punti importanti del nostro programma, altri non li abbiamo realizzati, siamo ancora all'anno zero dal punto di vista del cambio del nostro programma energetico. Sicuramente. Allora, se mi parlate di sopra però diventa difficile. No, diciamo che il cittadinanza è stato realizzato la prima parte, non è stata realizzata la seconda parte. Quindi, primo, è vero che bisogna rifondare tutta una serie di nostri punti e cercare anche di realizzare quelli che non siamo ancora riusciti a realizzare, che è difficile, essendo ovviamente in una maggioranza, prima con un partito e poi con un altro. Il secondo aspetto, io non amo appunto la narrazione che Salvini sia il mostro. Io con Salvini ci ho governato e non mi permetto di dire una cosa di questo genere. A proposito genere, di perché, Salvini, insomma, i decreti di sicurezza lì quindi si cambiano sì o no? Guardi, questo lo dovrebbe chiedere al governo. Io personalmente non ritengo che sia una priorità oggi iniziare percorsi su decreti sicurezza, ius soli e tutto questo. Ha detto che lo abbiamo un'emergenza economica. Beh, insomma, Conte, il Presidente del Consiglio, legittimamente decide lui. Cioè... Io poi le posso dire qual è la mia opinione. Io credo che oggi ci siano altre priorità. La priorità è quella economica, quella di rilanciare il Paese attraverso il Recovery Fund, che ha una serie di obiettivi ambiziosissimi. Ridurre la disoccupazione, ridurre il divario nord-sud, cose meravigliose, importantissime. Ma non è che sono cose piccoline. Quindi io direi, concentriamoci su questo, che non è facile. Abbiamo una montagna di soldi che dovranno essere spesi sicurezza bene. Se ne ci parlerà. Sono tantissimi decreti attuativi che il governo deve fare. Aspetti solo un attimo, Telese qua ritorna alla questione che il santo non suda, però voglio andare prima da Guzzanti. Guzzanti? Ma ci sarebbero molte cose da dire. Pazienza, una cosa che è interessante, che è un lapsus freudiano, diciamo così, sia dell'onorevole sia di Zingaretti, che loro parlano di un recovery fund, che vuol dire trovato, invece che di un recovery fund, che è un fondo. Loro mentalmente pensano di essere inciampati in una valigia piena di miliardi, found, la apri e poi dopo con questa li spargiamo a pioggia, perché anche l'obiezione degli anestesisti, degli stipendi, anziché i posti letto, stretta al limite, vuol dire noi accettiamo quei soldi che poi diventano mille rivoli che noi possiamo, con cui noi possiamo inondare il nostro elettorato, così come è stato fatto col tremendo reddito di cittadinanza che non ha prodotto nulla, salvo che dei paradossi anche macabri, e così con tutto il resto. Dunque, allora questa non serviva a te e neanche a me. Ma no, ma non è servito a... È servito, scusami, scusami Luca. Vabbè, no, lasciami dire, perdonami. È servito soltanto a quelli che fanno gli orientatori, come se gli, e si sono messi, hanno trovato un lavoro. È una bella cosa, hanno trovato
un lavoro che non serve assolutamente a fare nulla, l'intenzione era buona ma è catastrofica, per questo ci trattano in Europa malissimo, ci guardano malissimo, non siamo affatto guardati come quelli più bravi, più fighi, più intelligenti. In Europa. Questa è una invenzione a proposito di narrative e il motivo per cui il recovery fund... No, però facciamolo finire perché non era ancora intervenuto. Il motivo per cui il MES non si vuole è che quelli sono soldi che non si possono spacchettare e distribuire. Sono soldi che devono essere immediatamente usati rapidamente, perché te li danno subito, non come gli altri che arriveranno quelli quando. Del recovery fund che invece richiedono una tempistica diversa, ti arrivano subito e li devi spendere subito nei modi dovuti e poi devi pure restituirli con una progettualità precisa. Allora questa cosa ai 5 Stelle non piace, non va bene, perché non c'è distribuzione. Però mi sembra che oggi l'onorevole Grillo abbia detto: attenzione, per me se si devono utilizzare per spese strutturali che poi ci rimangono, io lo voglio capire, se è così per me è una molto buona cosa. Molto a me buona, sembra una posizione quella dell'onorevole molto Grillo. Bella, sì, molto, Alessio, che succede? Abbiamo parlato dell'Europa, la notizia che in questo momento si sta mangiando le altre sono i dettagli che arrivano dal patto europeo per i migranti, con Ursula von der Leyen che fa trapelare i dettagli. No ai ricollocamenti obbligatori richiesti dall'Italia, ci sarà una multa, sanzioni, si dovranno pagare i rimpatri o la ridistribuzione. Il Premier Conte è intervenuto poco fa. Il patto sulla migrazione è un importante passo verso una politica migratoria davvero europea, qui siamo sempre genere pace nel mondo. Ora il Consiglio UE coniughi solidarietà e responsabilità, serve certezza su rimpatri e redistribuzione. I paesi di arrivo non possono gestire da soli i flussi a nome dell'Europa. Adesso arrivo anche da Bertolino, però voglio sentire subito l'onorevole Grillo su questo punto, perché noi rispetto alla vicenda migranti, insomma, avevamo un po' festeggiato, sembrava che avessimo finalmente ottenuto che i ricollocamenti fossero obbligatori. Quindi, diciamo, ricordiamo che Conte aveva una certa soddisfazione, no? Abbiamo festeggiato troppo presto? Mi sembra proprio di sì. Io mi dispiace, ma sono abbastanza delusa da questa... da questo esito. Io non riesco a dire bugie e a differenza di quello che dice Guzzanti non penso proprio che i soldi sono regalati found, mi sembra che sto dicendo da 2 ore esattamente l'opposto, sto dicendo attenzione che questo è un treno che passa, lo dobbiamo utilizzare bene proprio perché un prestito e una parte consistente di questi soldi la dovremo restituire, quindi proprio mi dispiace ma è d'accordo con me, non lo vuole ammettere a se stesso Guzzanti. Sull'immigrazione io sono molto delusa, lo devo dire. I nostri territori continuano, io vengo dalla Sicilia, lo sapete benissimo, i nostri territori continuano ad essere in grande difficoltà e sofferenza e non è possibile che i cittadini locali, le popolazioni locali debbano sopportare da sole un peso che non è dovuto che loro debbano sopportare, quindi si trovi un modo per aiutare queste popolazioni, se non vogliono fare aspetti il ricollocamento obbligatorio trovi un modo per alleviare la vita di questi cittadini. Esattamente cosa ha detto Conte, Alessio, che magari poi è anche in collegamento l'onorevole Grillo, e così le leggiamo precise precise. È un importante passo in avanti il patto sulla migrazione, serve certezza su rimpatri e ridistribuzione, i paesi di arrivo non possono gestire da soli i flussi a nome dell'Europa. Poco fa è arrivata la notizia che la Repubblica Ceca ribadisce rimpatri obbligatori, no grazie. Sì, quindi al di là dell'auspicio che arrivino poi accordi certi, il passo avanti lei lo vede, onorevole Grillo? Guardi, io non l'ho letto, dico, ma dalle dichiarazioni spero che Conte insomma porti avanti qualcos'altro, cioè mi sembra che fermarsi a questo mi sembra che sia un po' pochino rispetto a quello che volevamo, bisogna dirlo questo. Bertolino, è come un passo avanti e 3 indietro, non so come dire, ogni sì, volta sembra che e poi 3 no però. Sì, è il recupero della vecchia tradizione popolare, no? Di quelli che si stava meglio quando si stava peggio, poi più si va avanti più si va indietro, però qua sembra che sono tutti europei con i migranti degli altri, si direbbe parafrasando un proverbio. È così. E poi questa cosa dell'essere europei diventa un po' difficile da gestire,
Secondo me però adesso si possono fare una... bisogna lavorare sugli equilibri interni. Gli equilibri interni, secondo me, guardavo come si possono muovere le cose. Si può spostare Zingaretti dalla regione, lasciando libero un posto in regione Lazio. Zingaretti va a fare il vice premier, così Conte lo tratta come si tratta il secondo portiere nelle squadre di calcio, del tipo: tu entri solo quando c'è la Coppa Italia, se prendi un gol è colpa tua, se vinciamo hai fatto il tuo dovere. E poi si usa tutto questo per fare come negli scacchi l'arrocco, solo che nell'arrocco tu sposti la torre e butti giù il re, e qui invece buttano giù la regina, perché volevano buttare giù la raggi per fare liberare un altro posto. Cioè, liberando tutti questi posti, alla fine ci sarà un posto anche per qualche migrante. Che succede? Devo fermare Bertolino perché succede qualcosa, Alessio. Maggiori dettagli su questo piano, queste repubbliche. Il pacchetto lanciato oggi prevede un sistema obbligatorio secondo il quale le persone salvate in mare dovranno essere distribuite tra tutti i partner. C'è però una via d'uscita per i paesi contrari alla solidarietà, quindi loro la mettono, però c'è la via d'uscita. Se qualche governo non vorrà prendersi carico dei migranti, sarà obbligato a gestire il rimpatrio di coloro che non avranno diritto di restare nel continente. Cioè, se io mi rifiuto di prendere i migranti tuoi, glieli porto, dice, adesso mandali a casa. Però posso aggiungere... Devi mandarli a casa tu, devi riportarli via tu, nel senso che arrivano, non vogliono stare, li riportano. Ma chi decide chi li dovrebbe prendere? Quelle sono le quote di ridistribuzione. Scusa Tiziana, c'è un elemento mancante, perché abbiamo tutti ragione e tutte le cose dette sono sacrosante. Ma stanno, perché parliamo solo degli emigranti che arrivano come le balene spiaggiate, arrivano con le barche sulle spiagge. Ma stanno arrivando emigranti pakistani e marocchini a Trieste. E questo perché? Perché fanno la rotta balcanica, certo. Non ha niente a che vedere con i mari e con la Sicilia. E questo dipende dal fatto che c'era un tempo in cui la Turchia si prese 3 miliardi di marchi dalla Merkel e dall'Europa per fare questo servizio di intercettazione della rotta balcanica. Poi la Turchia ha cambiato completamente politica, sta in Libia insieme alla Russia, fa la guerra alla Grecia sui giacimenti, e questa corsa balcanica è diventata concorrente con quella delle spiagge. Per cui non è più solo la questione. Quindi i paesi del freddo, la Polonia, l'Ungheria, che oggi si chiamano fuori, sono invece direttamente interessati. E quindi si fanno i conti senza l'oste, ma anche senza un trattato, perché nessuno dice che cosa si deve. Questi arrivano in taxi. Siccome arrivano in Slovenia, poi non c'è nessuna barriera, non c'è nessun confine, prendono i taxi e arrivano in Italia, arrivano a Trieste o arrivano dove altro vogliono loro. Allora, nel frattempo però, a proposito di arrivi, è arrivato Graziano Del Rio, lo vedo nel LED di fronte a me. Intanto ben trovato, capogruppo PD alla Camera, già ministro delle infrastrutture e dei trasporti nei governi Renzi e Gentiloni, prima ancora ministro per gli affari regionali e l'autonomia nel governo Letta. Era ancora piccolo. Cioè, non ho preso fiato praticamente. Ben trovato Del Rio, come sta? Sto bene, grazie. Voi state bene? Noi stiamo 7 bellezze, si dice dalle mie parti. E il PD come sta? Mi dica bene, benino, bene. Benissimo. Bene? Solo bene? Bah, direi bene, perché il PD ha fatto un buon risultato, ha conservato delle regioni importanti, è stato il vero argine all'avanzata del centrodestra e credo che complessivamente si sia dimostrato... il perno su cui si fonda questa alleanza. Quindi bene, perché non abbiamo perso quanto temevamo di perdere. Mi permetto di sintetizzare. Aspetti Del Rio, andiamo in pubblicità, voglio salutare tutti gli altri ospiti e ringraziarli. No, non è solo così, dai. No, adesso torno da lei e lei mi spiega bene. Però la battuta ci stava tutta. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con Del Rio. Grazie a tutti gli altri ospiti. Eccoci qua di nuovo in studio, siamo in compagnia dell'onorevole Graziano Del Rio, capogruppo del Partito Democratico alla Camera. Non dirò tutti i suoi titoli pregressi perché l'ho fatto prima e ci vuole un quarto d'ora più o meno. Ben trovato onorevole Del Rio di nuovo. Allora, adesso arriviamo al suo partito. Grazie, e a come sta. Bene, benissimo, benino, vediamo. Prima le vorrei far commentare però la notizia che in questo momento è apertura di tutti i giornali online, che è quella
relativa ai migranti. E, diciamo che noi ci aspettavamo cose grandi rispetto al ricollocamento obbligatorio. Questo perlomeno avevamo capito, questo c'era sembrato da capire, di capire dalle parole di Conte. Apprendiamo che sarà obbligatoria una forma di solidarietà. Ora, io sono un po' malpensante con l'Europa, la solidarietà l'ho già sentita nominare più volte e poi la solidarietà non arriva. Da quello che capisco, le persone che dovessero arrivare sul nostro territorio, e stiamo parlando soltanto dei richiedenti asilo, che come sappiamo è un numero ristretto dei migranti, perché molti arrivano per migrazione economica, ebbene, le persone che dovessero arrivare sul nostro territorio, i richiedenti asilo, dovrebbero essere trasferiti nei paesi dove vanno ricollocati, ma questi paesi hanno di tempo 8 mesi per prenderseli e per rimpatriarli. A lei sembra un grande passo avanti, come ha detto il Premier Conte, rispetto al passato? Beh, certamente c'è un principio, e cioè che la solidarietà è un dovere in ogni caso. Allora, o ci sono le quote immediate, i paesi accettano quote di migranti, le accettano perché sono disponibili a accettarle, o per quei paesi che rifiutano, perché noi non dobbiamo dimenticare che proprio i paesi sovranisti, i paesi del cosiddetto blocco di Visegrad, polacchi, Repubblica Ceca, eccetera, hanno invece un atteggiamento molto diverso, non vogliono condividere. Allora, per quelli che non, allora, quelli che vogliono condividere si divideranno le quote, quelli che non vogliono condividere si faranno comunque carico delle procedure di rimpatrio di questi soggetti. Quindi, ma è sicuramente rispetto al modo attuale, onorevole, che di volta in volta. Cioè, dopo 8 mesi, beh, questo, noi come li costringiamo? Questo è il percorso che oggi la proposta. Allora, la proposta della Commissione è una proposta molto seria. D'altra parte, la Commissione ha dimostrato negli ultimi mesi di essere veramente all'altezza di un'Europa nuova, perché ha tolto il patto di stabilità, ha tolto i vincoli sugli aiuti di Stato, ha messo a disposizione 750 miliardi, no, ha no, messo no, a disposizione, ma io capisco tutto, BCE, solo cioè che sta, sono abituata molto, diciamo a figurarmi praticamente le cose. No, io praticamente quello che mi figuro è, sì, che arriva il barcone questo, e che quei migranti intanto io per 8 sì, mesi li devo accogliere. Quindi se ho il sovraffollamento me li tengo uguale, no, perché no, se quei paesi non vogliono la loro quota e mi dicono ok, poi pagherò il rimpatrio, intanto io per 8 mesi non ci posso fare niente. All'ottavo mese loro sono costretti, sì, a pagare, rispetto, a portarli sul loro territorio, ho capito bene? Allora, se la proposta, io non ho visto la proposta nel dettaglio, diciamo dalle notizie di stampa, sì, che abbiamo, sì, se la proposta anche sarà io così, sarà comunque quello un grande passo avanti. Mi spiego perché, e mi spiego perché, se posso. Certo. Adesso noi riceviamo i migranti sul nostro territorio e poi parte un meccanismo volontario che di volta in volta si attiva e dobbiamo chiedere la disponibilità di volta in volta a vari paesi per poter distribuire. Intanto la distribuzione verrà fatta per quote obbligatorie subito, cioè sbarcano i migranti, si sa, sono 100, ne andranno 10 qui, 10 lì, 10 lì. Per quelli poi, che se le vogliono. I 50 che non riusciamo. Per quelli che li vogliono. Poi dopo, se ce ne sono 50 migranti che non vengono accolti da questi paesi di Visegrad, se non altro tutte le spese relative ai rimpatri e alle procedure saranno comunque a carico loro. La proposta della Commissione è un grande passo avanti rispetto a prima. Col regolamento di Dublino, che noi peraltro avevamo voluto abolire già in Parlamento, col regolamento di Dublino eravamo lasciati soli. Eravamo noi, e affidati non c'è dubbio, alla buona volontà. Non c'è dubbio. Qui c'è un meccanismo, aspetti, onorevole, c'è un meccanismo che Alessio più forse vuole aggiungere. Adesso bisogna migliorare, certamente, bisogna migliorare, ma... Come ricordava l'onorevole Del Rio, già i paesi di Visegrad, l'Austria, è intervenuto poco fa anche la Repubblica Ceca dicendo che non se ne parla di ricollocamenti, esatto, obbligatori in alcuna forma, e dal Movimento 5 Stelle è arrivata una nota, sono i parlamentari della Commissione Politica dell'Unione Europea di Camera e Senato, bisogna migliorare la proposta dell'Unione Europea per non lasciare solo l'Italia. Due temi, la fissazione dei ricollocamenti obbligatori con lo scetticismo collegato ad alcuni paesi e il fatto che non viene affrontato il tema dei migranti economici. Del Rio?
Sì, sì, ma certamente c'è da migliorare, sono d'accordissimo. Per esempio, io penso che chi rifiuta le quote obbligatorie debba anche essere penalizzato nell'attribuzione dei fondi europei, per esempio. Cioè, bisogna che l'Europa si comporti come una comunità sempre, non solamente quando fa comodo. Non va bene che alcuni paesi sfruttino, diciamo così, il fatto di essere comunità europea per tutte le parti economiche e poi dopo, quando c'è un problema sociale, un problema appunto di quote di immigrazione, dicano noi non c'entriamo nulla con l'Europa. Questo non va assolutamente bene. Però, ripeto, la proposta della Commissione mi pare un buon punto d'inizio, un buon punto di negoziato, poi dopo si dovrà no, e si no, potrà ma probabilmente spero. Ero io che ero troppo ottimista e mi ero lasciata convincere, diciamo, e quindi avevo capito che questa volta non ci dovevamo accontentare di un passo avanti, ma che questa volta ce l'avremmo fatta, e invece siamo al passo avanti, va bene così. Lei come ha votato per il referendum del Rio? Perché ho un sacco di domande, quindi la porterò da una parte all'altra. Ho votato convintamente sì, come ho votato in Parlamento, perché avevamo ottenuto le garanzie dai nostri alleati di governo, avendo scritto anch'io il patto di governo, diciamo era a quel tavolo, avevamo ottenuto le garanzie che sarebbero state altre riforme, e per cui questo patto, diciamo, sul taglio dei parlamentari è in un contesto finalmente che non distrugge il Parlamento, ma cerca di renderlo più efficiente, più autorevole. Quindi ho votato convintamente sì, sì, e stiamo lavorando a realizzare adesso queste riforme. Oh, dopodiché, secondo alcuni analisti, una fetta degli elettori del Partito Democratico ha votato convintamente no, forse perché non si fida del fatto che poi il patto venga mantenuto. Sì, questo, diciamo, dai sondaggi che ho visto io, comunque più del 60% degli elettori del Partito Democratico ha votato per il sì. Però, diciamo, c'è una quota che va rispettata, perché dietro quel no c'è una preoccupazione che non venga smontata la democrazia parlamentare, e quindi che non ci siano sotto rappresentazioni delle regioni, cioè che non ci siano regioni senza, che non hanno un senatore. Ci sono diverse preoccupazioni legittime, ma le abbiamo assunte in questi progetti di legge costituzionali che stiamo appunto approvando a Camera e Senato. Il Senato ha già approvato per esempio una cosa storica che mi spiace non abbia trovato così risonanza mediatica, cioè il fatto che abbiamo allargato il diritto di voto ai diciottenni anche al Senato. Fino ad oggi i diciottenni non potevano votare al Senato, quindi sono 4 milioni di giovani ragazzi che potranno votare andare anche a votare per il Senato. Insomma, mi sembra che il cantiere delle riforme è in corso e stiamo davvero procedendo in buona armonia. C'è qualche problema sulla legge elettorale, a proposito dell'armonia e della preoccupazione, però deve essere non sincero, sincerissimo. Quante facce preoccupate vede in Parlamento? Perché insomma poi sono un bel po' di poltrone tagliate. Beh, questo però è stato un atto di coraggio del Parlamento, cioè noi abbiamo detto i cittadini hanno votato per il sì, ma prima dei cittadini hanno votato i parlamentari per tagliarsi la poltrona. È la storia del tacchino, diciamo. È stato un bell'atto di coraggio, poi le preoccupazioni adesso, insomma, siamo ancora lontani dalla scadenza della legislatura. Quindi magari le vedremo più avanti. Ma aumenteranno le preoccupazioni. Senta, parlavamo di risultato elettorale appena ci siamo salutati. Ricordando a me stessa che al momento 15 regioni sono governate dal centrodestra e che la sera prima delle elezioni ci eravamo addormentati che erano 14 le regioni governate dal centrodestra, però appunto poteva andare peggio e quindi è stato un buon risultato. Aspetti, non mi risponda subito, perché accanto a questo le voglio dire che, diciamo, se il vostro risultato è andato bene, benino, poi vediamo, quello che certamente non è stato un grande risultato è quello del Movimento 5 Stelle. Perché, come mai, avete fatto un esperimento in Liguria di andare insieme e noi siamo andati a parlare con Sansa, glielo faccio sentire. Io credo che la vera pelle della Liguria non sia il totismo, non è questa. Ovviamente più passano gli anni e più il centrodestra si fa potere, perché ormai comanda tutte le province della Liguria, comanda gran parte dei comuni, comanda gran parte... Ecco, questo è il mio vicino di casa. A poche ore dalla sconfitta alle elezioni regionali in Liguria, siamo andati a trovare Ferruccio Sansa, candidato di sinistra PD e 5 Stelle e incidentalmente vicino di casa di Beppe Grillo.
il rapporto è di vicinato, si sentono le voci reciproche, lui sente i miei figli che ritirano le pallonate contro i vetri e è così, insomma, è tutto qua. Insomma. E qualche anno fa eravamo molto più amici. Ma ora che la campagna elettorale è finita, quale sarà la sorte dell'alleanza tra PD e 5 Stelle in Liguria? Sono tutti e due partiti che devono anche combattere per esistere, perché stanno cambiando completamente pelle, ci sono poche risorse, pochissime risorse, anche perché la sconfitta c'è stata, è una sconfitta netta, dovrà essere un lavoro di grande umiltà, ma noi dovremmo partire dal territorio, dalle persone, andare in giro ovunque in tutta la Liguria, fare un'opposizione durissima. Io sono totalmente in disaccordo con Toti su tutto. Il tottismo è quello che si fa fotografare sempre sull'orlo di una piscina. I liguri non sono così. Guardate che non vuol dire essere tristi. È un'altra cosa però, c'è l'idea che la vita la si vive tutti insieme, questo è il punto. La si vive tutti insieme, ci si salva tutti insieme e si va avanti tutti insieme. Noi dobbiamo ricostruire questo insieme, cioè il fatto di essere comunità. Cioè le origini del PD sono appunto il fatto di non diventare partito di potere, ma di essere partito della base, della gente, della sezione. E i 5 Stelle devono tornare a pensare ai temi primari delle loro origini. Questo è fondamentale, cioè devono tornare tutte e due alle loro origini. Allora, Del Rio, intanto subito le chiedo se condivide l'analisi di Ferruccio Sanza. Sì, molto. Sono belle parole, anzi lo ringrazio da qui, da Roma, per il suo impegno, per il lavoro che ha fatto e anche per l'impegno che si prende di rimanere al lavoro, di rimanere per costruire un'alternativa. Tanti auguri al presidente Toti che ha vinto con ampio margine, ma noi seminiamo anche per il futuro e credo che abbia detto parole giuste. Noi siamo un partito che crede nella comunità, nel fare le cose insieme, che crede per esempio che sia il tempo della transizione ecologica, della rivoluzione verde, della trasformazione della nostra industria in industria verde, per esempio. Questo è il vero punto identitario con i 5 Stelle anche e dobbiamo lavorare moltissimo su questo. Un esperimento che fallisce non è il fallimento di un'idea, è il fallimento di è un primo passo che è un passo timido in questa fase. Però mi scusi, Del Rio, è un passo che può essere invece rafforzato nel futuro. Però mi scusi, diciamo, eccomi. Voi siete andati insieme solo in Liguria e in Liguria ha vinto Toti. Sì. Zingaretti continua a ripetere, sì, noi dobbiamo ragionare perché questa alleanza diventi un'alleanza strutturale. Siamo certi che, diciamo, andando insieme alle elezioni si sommino i voti dell'elettorato del PD e dell'elettorato del Movimento 5 Stelle? O invece non è possibile, plausibile, che alcune frange dell'elettorato, che un pezzo dell'elettorato degli uni e degli altri, non ne voglia sapere dell'altro partito? Ci pensa su che devo andare in pubblicità? No, certo, aspetta. Le do il tempo che la domanda sì, era bene. Molto ragionata. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra bene, poco, pochissimo. Eccoci qua di nuovo in studio, siamo in compagnia dell'onorevole Graziano Del Rio, ci eravamo lasciati con una domanda, la domanda delle domande, e cioè quando Zingaretti dice che se alleati di governo, PD, 5 Stelle fossero andati ovunque sui territori insieme, probabilmente avrebbero vinto in tutte le regioni. La mia domanda è, ma siamo sicuri che i voti dei due elettorati si sommino? Non può accadere invece che una fetta dell'elettorato proprio per l'alleanza se ne va da un'altra parte o non vota? Prego, Del Rio. Cioè, si può fare questa addizione, allora, e immaginare che il risultato però sia quello? Diciamo che può succedere anche che ci sia un pezzo di elettorato che non approva, però è vero che i cittadini in generale, specialmente se si tratta di governare, cioè di risolvere i loro problemi, lo abbiamo visto con i nostri presidenti di regione, cioè con le persone che sono impegnate a risolvere i problemi della sanità o della scuola e così via, quando c'è da risolvere i problemi i cittadini apprezzano molto di più il fatto che non si litighi, che si stia uniti, che si provi a unire le forze. Questo è il senso del discorso di Zingaretti. Zingaretti dice c'è un progetto che abbiamo sottoscritto insieme per questo paese,
sarebbe bene che questo progetto si trasferisse anche alle regioni. Poi alcune regioni erano pronte, altre no. Oggettivamente bisogna anche rispettare i percorsi, sono percorsi molto diversi, quelli dei nostri elettorati, dei nostri gruppi dirigenti, non vanno fatte forzature. Però bisogna andare con decisione su una strada, ecco, questa è la decisione che lei noi chiediamo. Lei prima diceva l'innovazione tecnologica, mi dice altre due cose che vi tengono insieme al Movimento 5 Stelle, perché io credo che, come dice lei, l'elettorato ha bisogno di capire qual è la direzione comune. Qual è la direzione comune? Cosa avete in comune con il Movimento 5 Stelle? Abbiamo scritto che abbiamo degli obiettivi comuni molto forti, per esempio la difesa, mi scusi il bisticcio di parole, dei beni comuni, cioè la scuola pubblica, la sanità pubblica. Abbiamo visto quanto sia stato importante avere una sanità pubblica che proteggesse i cittadini in questa terribile, orribile fase del Covid. Sappiamo quanto sia importante avere una sanità pubblica ancora più forte per il futuro. Insieme investiamo sull'ambiente, cioè noi Per esempio la sanità pubblica potrebbe passare attraverso il MES, no? Ci potrebbero essere dei soldi subito con i quali fare delle cose buone da quel punto di vista. Prima avevamo l'ospite, l'onorevole Grillo. Noi per esempio siamo convinti di sì. Voi siete convinti di sì, ma il Movimento 5 Stelle è convinto di no, è convinto di Maio. Noi avevamo adesso l'onorevole Grillo, che è del Movimento 5 Stelle, che ci ha detto bisogna vedere, bisogna capire. Cioè, voglio dire, poi magari avete anche scritto e siete insieme per la sanità pubblica, se poi però non vi mettete d'accordo su dove prendere i soldi e se ci sono i soldi, stiamo qui a discutere, non è che state portando l'acqua con le orecchie al Movimento 5 Stelle e che è ora di dirigere un po' di più? No, guardi, io penso questo, che in un'alleanza si sta discutendo e convincendosi a vicenda su alcune questioni. Io per esempio non ero convinto del reddito di cittadinanza come era stato concepito, secondo me era meglio proseguire col reddito di inclusione che avevamo già messo in piedi noi, però devo anche dire che almeno abbiamo esteso, troviamo uno strumento che estende protezione a tanti cittadini, poi va migliorato, vanno infatti i difetti che avevamo individuato, cioè che bisogna migliorare sulle politiche attive. Migliorare sulle politiche attive, per esempio, è molto importante, ancora si è fatto troppo poco per introdurre questi giovani e queste persone al lavoro. Però questo è uno dei punti di lavoro, allora discutendo, contaminandosi a vicenda si può migliorare. Allora noi diciamo un grande piano per la sanità pubblica, benissimo, ci sono soldi già disponibili che fanno risparmiare interessi per oltre 5 miliardi e mezzo, perché i soldi nessuno li regala, si prendono a prestito, certo. Non si potranno usare soldi del recovery fund per la sanità, cioè per ristrutturare la nostra sanità, perché i soldi del recovery fund servono a fare quel discorso di rinnovamento ambientale, a impedire che ci siano 400.000 morti in Europa ogni anno per smog, a fare in modo che le industrie creino posti di lavoro ambientalmente sostenibili e quindi più stabili. Cioè servirà l'innovazione tecnologica, a quello servono i soldi del recovery. Quindi quei soldi dedicati alla sanità, secondo noi, è sbagliato non usarli. Le ragioni del Partito Democratico le ho capite benissimo, solo che siccome non governate con me, ma governate con il Movimento 5 Stelle... Paiono di buon senso, diciamo. Ho capito, però bisogna che cominciate loro. Ancora una volta io penso che non sia un problema di competizione tra i partiti, vede? Io la penso diversamente, credo che quando uno fa l'amministratore, io l'ho fatto per tanti anni, ho fatto il sindaco e ho fatto il consigliere regionale, quando uno fa l'amministratore deve fare le cose di buon senso, le cose che servono ai suoi cittadini. Allora il presidente Conte ci dica se questi soldi servono o non servono, se non servono ci dirà dove prendere questi soldi per la sanità. E ci dica anche se questi soldi hanno o no delle condizionalità, perché gli amici dei 5 Stelle sono spaventati, sì. Non si fidano del fatto che i capi di Stato, attenzione, i capi di Stato, i ministri dell'economia hanno stabilito che questo filone del MES non ha condizionalità, ma gli amici dei 5 Stelle non si fidino, allora glielo spieghino Conte e coloro che hanno trattato questa linea del MES. Io ho letto i documenti e mi pare che di condizionalità proprio non ce ne siano, anzi, mi pare molto chiaro. Però io non voglio fare una polemica con i miei amici dei 5 Stelle. No, è chiarissimo. Io voglio dire, diciamo la verità ai nostri cittadini. È chiarissimo quello che ha detto. Le faccio sentire un suo amico. Fatemi sentire, Renzi. Si scrive che lei abbia voglia al Ministero. Matteo Renzi.
Noi abbiamo già due ministeri di peso per Italia Viva che sono molto bravi, molto brave, anzi, perché abbiamo... Noi siamo l'unico partito che ha le quote azzurre, cioè abbiamo più donne che uomini e quindi noi non siamo minimamente della partita del rimpasto. Penso che sia importante che la maggioranza si metta intorno a un tavolo e decida che facciamo sul MES, che facciamo sul Recovery Fund, che facciamo sulle varie partite in ballo, ma non mi butterei dietro alla questione del rimpasto che a mio giudizio è un tema molto presente sui giornali e poco nella discussione dell'anno. Allora, dice Renzi, non mi butterei nel rimpasto, nelle questioni di rimpasto. Lei è d'accordo su questo punto? Io sono d'accordissimo, ha detto bene Zingaretti, ha detto si apre però una fase nuova nel governo, cioè bisogna adesso, dopo l'emergenza Covid, dopo l'inizio, adesso c'è una fase nuova, una fase in cui va fatto un programma molto puntuale, perché i soldi del recovery non saranno automatici, ce li daranno solo se faremo buoni progetti, ce li dobbiamo conquistare. Quindi con buoni progetti che vanno nella direzione dell'innovazione tecnologica, del capitale umano, cioè per esempio dobbiamo sconfiggere l'abbandono scolastico, dobbiamo introdurre la parità salariale tra uomo e donna in questo paese. Cioè dobbiamo fare in modo che ci sia più giustizia in questo paese. Allora, se faremo buoni progetti avremo i soldi, se no no. Però questa nuova fase va interpretata, poi decideranno Conte e chi ne ha la responsabilità se interpreta la fase nuova con la stessa squadra, con un pezzo di rinforzamento, non lo so, guardi, sinceramente non mi interessa. No, ma per esempio immagino che lei dobbiamo si auguri un ruolo meno interdittivo della forza di Renzi, o no? Cioè, per esempio, sulla legge elettorale non gli andava bene, sì, abbiamo assistito. Io mi auguro molto, ecco, esatto, io mi auguro molto, lei ha interpretato bene il mio pensiero, mi auguro molto che questo senso di unità nel raggiungere insieme gli obiettivi venga sempre mantenuto in ogni occasione, perché credo che questo senso di unità paghi, cioè sia apprezzato dai cittadini, non un'unità senza avere le proprie idee, ma un'unità che dice va bene, la mia idea è questa, però troviamo un compromesso, facciamoci un passo avanti reciproco e cerchiamo di raggiungere l'obiettivo al servizio dei cittadini. Adesso abbiamo bisogno di una nuova legge elettorale perché il taglio dei parlamentari, la riduzione del Parlamento è legge definitiva. E quindi bisogna mettere quindi mano alla legge elettorale. Bisogna adeguare la legge elettorale. E senta Del Rio, però quando lei dice che abbiamo, quindi non vorrei... Quando lei dice che i cittadini apprezzano se poi uno è ragionevole, mi sta dicendo in qualche modo che il risultato di Italia Viva e di Renzi ha anche a che vedere con il fatto che Renzi ha fatto un po' il bastian contrario? No, non lo so, guardi, io sono rimasto affezionato a Matteo Renzi e non ho condiviso la sua uscita dal Partito Democratico, perché credo che le grandi riforme si fanno con grandi partiti, che un paese grande, un paese meraviglioso come l'Italia si può cambiare solo con delle forze politiche che sono solide, radicate nel popolo e che hanno una tradizione culturale, ma rispetto anche il fatto che lui abbia cambiato idea rispetto a prima, insomma, che abbia pensato una fase nuova. Sono troppo impegnato per allargare il campo del Partito Democratico che ha commentato. E anche troppo partiti. Diplomatico. Senta, Del Rio, è arrivato il momento più temuto dai nostri ospiti, e cioè quello delle domande a raffica, noi lo chiamiamo a carte scoperte. Io le faccio una serie di domande in fila, aspetti, mi metto alla luce qua, e lei deve rispondere in modo secco, immediato e sincero, se possibile, in tutto 3 minuti. È pronto? Sincero. Sincero, ok. Sì, assolutamente. Facciamo partire il tempo. Assolutamente. Rivorrebbe Renzi nel Partito Democratico? Decide lui. Io non ho detto Renzi cosa vorrà fare, ho chiesto a lei, farebbe piacere di avere Renzi nel Partito Democratico? Beh, mi farebbe piacere sì, che vorrebbe dire che ritrova la sua famiglia. Giù dalla torre di Battista o Calenda? No, di Battista. Di Battista, come mai? Fermiate un attimo il tempo perché non posso non saperlo.
Perché mi sembra che Di Battista non sia favorevole, diciamo, all'alleanza con il PD. Ecco, mi pare di aver interpretato il suo pensiero così. Mentre Calenda è favorevole a un'alleanza col PD. Ecco, poi Calenda non viene con noi perché stiamo con i 5 Stelle. Però la verità dei fatti è questa, ma rispetto molto anche Alessandro Di Battista. Lui ha una sua teoria, diciamo. Va bene. Calenda dovrebbe rientrare. Però se lei mi chiede chi dei due, chiedo chi vuole allearsi col PD. Lei manda giù dalla torre Di Battista. Facciamolo ripartire il tempo. Calenda deve rientrare nel Partito Democratico? Ma io vale quello che ho detto per Renzi, cioè sono risorse, sono persone che hanno governato, secondo me hanno governato bene, sono risorse. Io credo che il Partito Democratico sia la casa di tutti coloro che hanno a cuore questo paese e sono sinceramente riformisti. Quindi le farebbe piacere? Se vuole le anticipo anche la domanda. Quindi se vuole le anticipo anche la domanda su Bersani, nel senso che lei mi chiederà di... No, ma adesso no. Per dire che io non auspico niente, sono convinto invece che queste sono personalità, non sono... decideranno loro se vogliono ricambiare però va bene, ci fa piacere che lei l'abbia aggiunto. Zingaretti, no, stimo molto tutti e tre, ho lavorato con tutti e tre. Zingaretti vice premier, sì o no? Se mi chiedesse un consiglio gli direi di sì, ma decide lui. Un difetto di Zingaretti? A volte non riesce a essere, come dire, a comunicare tutta la saggezza e la capacità che ha nell'affrontare i problemi. Cioè, sembra a volte che sia debole, ma ve garantisco che non è così. Quindi a volte appare debole, ma non è debole. Zingaretti è una persona che riflette e che prende decisioni a ragion veduta. E mi spiace che invece a volte appaia debole. Bonaccini sarebbe un buon segretario? Bonaccini è un ottimo presidente di regione. Prossime politiche, alleati con il Movimento 5 Stelle? Io credo che se continuiamo a lavorare insieme sarà un'evoluzione naturale. Appoggereste mai la Raggi? A Roma, ovviamente. No, il giudizio sulla Raggi, sì, certo. Il giudizio sulla Raggi è stato già dato da parte dei nostri dirigenti del PD. E quindi no, la risposta è no. No. Senta, è Conte il prossimo candidato premier? Questo non lo so, sinceramente. Allora, io ringrazio Graziano Del Rio, grazie davvero, era suonato il gong, però io ci tenevo a farle grazie una a domanda in più. E l'ultima che le faccio è, Graziano Del Rio ce l'ha un rimpianto? Sì, ho passato troppo poco tempo con la mia famiglia negli ultimi 5 anni quando ho fatto il ministro. Quindi adesso non vuole ministeri per un po', capito bene? Cioè se in questo bel rimpasto le offrono il ministero... Lei legge molto bene il mio pensiero. In questo eventuale rimpasto. Grazie davvero a Graziano Del Rio, grazie, ci vediamo presto. Grazie a voi. Allora, apriamo gli altri ospiti che ci stanno aspettando. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, autrice della Repubblica dei Sondaggi, che io ho letto e vi assicuro vale la pena leggere, anche perché ci sono delle cose che non vi aspettate. Ben trovata Alessandra. Grazie, ben trovate, grazie a voi. Sono felice di ritrovare Massimiliano Panarari, politologo, sicuramente amico di questa trasmissione. Eccolo là. Buon pomeriggio e molte grazie. Evviva! E bentornato anche ad Antonio Caprarica, giornalista, scrittore. Sono felice di averlo con noi. Eccolo, lo vediamo inquadrato. Ben trovato Caprarica. Anche voi, bentrovati. Allora, io voglio con voi provare a fare un ragionamento. Quello che è emerso in queste elezioni sono di sicuro alcune figure, no? Figure come quelle dei governatori impropriamente cosiddetti,
perché sono in realtà presidenti di regione. Ma perché poi li chiamiamo governatori? Perché alla fine si sono presi un ruolo, che è un ruolo vero, forte, fortissimo, qualcuno ha detto. Quelli che andavano per essere rieletti sono riusciti a vincere anche perché li ha aiutati il Covid in un modo o nell'altro. Voglio sapere da voi, intanto preliminarmente partirei dalla Ghisleri, se questa sensazione la Ghisleri ce l'ha oppure no, il rapporto tra Covid e politica, Covid e regionali, il voto. Beh, è più che altro il legame nasce tra il cittadino e la desiderio di certo, essere protetti. Quindi l'elettore che va l'elettore a votare. Che, è certo, lui è governatori perché si sono spartiti il governo, cioè i poteri del governo nell'azione di amministrazione della regione. In un momento così complicato e così difficile è stato molto apprezzato con livelli differenti, perché Toti in Liguria ha una complessità legata poi al ponte Morandi, legata alle alluvioni, legata anche a una difficile sopravvivenza territoriale della politica, perché lì proprio i grillini sono praticamente scomparsi, il PD con le nuove alleanze ha avuto altre soluzioni e lui è riuscito anche a smarcarsi con una sua lista. Il Veneto lo sappiamo, Zaia con queste certo. percentuali, è diventato il presidente desiderato da quasi tutte le altre regioni, dai cittadini residenti in tutte le altre regioni. Poi invece la campagna con De Luca ha avuto un crescendo, perché lui ha una modalità di porsi che è proprio sua e che lo fa capo di una regione, è molto seguito, ma è sempre stato così anche quando era sindaco di Salerno e nelle sue competizioni. Sì, ma per col esempio il lanciafiamme, no? Ce lo ricordiamo, fatto di essere parte non attiva di più, cioè di dire di scendo io padre. In strada, no? Vi controllo di essere io. Padre. Questo ha funzionato nella certo campagna elettorale? Ha funzionato. Voglio più sentire... difficoltà era in Puglia. Perché un secondo in Puglia era più complicato, perché evidentemente non c'erano gli stessi partiti e aveva una coalizione molto più difficile da tenere insieme, e quindi ha cercato di allargare il proprio parterre facendo una contrattazione col territorio molto ampia. Dal territorio allora no, del... portavo fretta alla Ghisleri solo perché voglio una prima impressione vostra rispetto al rapporto tra il voto, quindi l'elettore che va al voto in tempo di Covid e il Covid, e poi vi assicuro parleremo ampiamente anche dei singoli governatori, però vorrei un titolo, chiedo anche a Panarari e anche a Caprarica, partiamo da Caprarica poi Panarari. Caprarica? Ma semplicemente vedo all'opera la buona politica in questo caso. La politica è una risposta ai problemi e alle esigenze della gente. È chiaro che hanno avuto il vantaggio elettorale quei governatori, io li chiamo presidenti di regione se non vi dispiace, quei presidenti di regione che hanno dato una risposta, la risposta che la gente si aspettava, e quindi da questo punto di vista sono stati opportunamente premiati. Ma questo vale perfino per chi non era presidente di regione ma espressione di una forza che aveva manifestato, parlo della Toscana in questo caso, che aveva manifestato capacità di governo. Caso, certo. Se vuoi un titolo, è il ritorno della competenza. Panarari, il ritorno della competenza? Per certi versi sì, anche se in alcuni casi la competenza è stata messa sotto discussione. Caprarica sottolineava giustamente che sono stati premiati quelli che incarnavano le istituzioni in qualche modo. Nel caso toscano, dunque, anche se non era il candidato Gianni, era la lunga continuità della tradizione del Partito Comunista, PDS, DS fino al PD. Allora, in politologia c'è una teoria che in inglese suona Rally Around the Flag Effect, che possiamo tradurre con tutti intorno alla bandiera, che dice che nei grandi momenti drammatici, quelli di crisi, ci si sente uniti. Esattamente, ci si stringe tutti quanti attorno alla bandiera, chiunque sia quello che in quel momento sta reggendo la bandiera. E allora, e questo è successo di fronte naturalmente alla grande minaccia della pandemia. Mi sono segnata la parola bandiera e tornerò da Panarari su questo punto, però perdonatemi, siccome parliamo di Covid,
E in realtà il Covid continua a stare intorno a noi. Dimmi Alessio, a conferma di quanto stavi dicendo, una nota del Ministero del Lavoro: la ministra Nunzia Catalfo si è sottoposta in via precauzionale al regime di quarantena dopo aver scoperto che un soggetto con il quale era venuta in contatto è risultato positivo al Covid. La ministra ha effettuato due test, sono entrambi negativi, ed è arrivata poco fa la notizia che anche il difensore del Milan Duarte è risultato positivo a un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena, tampone a tutto il gruppo squadra. Allora, questo vale per l'Italia, vale per i paesi che ci circondano. Dobbiamo fare i conti con questo, ci stiamo abituando, non è facilissimo, e però io voglio provare a fare il punto anche e soprattutto sui vaccini. A che punto siamo? Quando è che potremo dichiararci fuori? È venuta a trovarci una persona che, a proposito di competenza, diciamo, non ho dubbi, è certamente stracompetente. Saluto il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, professore emerito della Humanitas University. Ben trovato, professore. Innanzitutto mi dica come sta lei. Io sto bene. Sono contenta. Senta, l'abbiamo vista insieme al presidente Mattarella, al suo omologo tedesco, a Milano, alla Bicocca. Le chiedo una, così, un'emozione personale. Che momento è stato? È stato un momento di grande emozione e condivisione con due persone straordinarie delle preoccupazioni sulla salute nostra e della salute del mondo. Mi ha colpito la loro partecipazione ai temi di condivisione di vaccini, dei vaccini più elementari, per affrontare per esempio c'è 1,5 milioni di bimbi che muoiono ogni anno perché non hanno accesso ai vaccini più elementari. Ecco, appunto, sarà il caso in questo momento magari di accendere anche l'attenzione di tanti che mediamente non se ne interessano, no? Quindi forse in questo momento, avendo avuto noi a che fare col Covid, siamo un po' più sensibili, io perlomeno me lo auguro. Senta, so che lei con un suo collega ha scritto un articolo su una delle più importanti riviste scientifiche al mondo, un articolo nel quale, però mi dica se ho capito male, io ho capito che il sistema immunitario può essere allenato anche grazie alle vaccinazioni. Ho capito bene? È corretto. Siamo stati invitati a scrivere un articolo per New England Journal of Medicine, che è una delle riviste più importanti, sul concetto di allenare la prima linea di difesa del nostro sistema immunitario. Ma esistono dei vaccini che più di altri fanno questo allenamento? Beh, vale la pena di ricordare che la nostra prima linea di difesa gestisce più del 90% dei cattivi incontri. Ci sono vaccini che allenano la prima linea di difesa. Aspetti, mi aiuti a capirlo bene. Cioè, noi abbiamo a nostra difesa un piccolo esercito, corretto? Lei sta dicendo, fatto 100 il numero dei soldati dell'esercito, 90 di questi soldati vengono allenati dai vaccini? Forse più di 90. Più di 90? Viene allenata la prima linea di difesa, e questo è una frontiera nuova, e poi vengono allenati i direttori dell'orchestra immunologica, quelli che in gergo chiamiamo linfociti T. Ah, quindi i generali pure? I generali. Vengono coinvolti, non soltanto i soldati, ma pure i generali. Ma per sono esempio il vaccino influenzale fa questo lavoro qui anche? Sul vaccino influenzale siamo incerti. Diciamo che in generale i vaccini costituiscono un buon allenamento per il nostro sistema immunitario. Ecco, quindi in generale i vaccini, non è detto che il vaccino influenzale lo faccia o no. E però le chiedo, a proposito del vaccino influenzale, è consigliato o non è consigliato per i bambini? Perché c'è il grande tema del rientro a scuola, no? Sono rientrati a scuola, che facciamo? Il vaccino influenzale è consigliato per molti motivi. Voglio ricordare che ogni anno muoiono circa 8.000 persone in Italia, 10% di questo direttamente da influenza, il resto perché il vaccino influenzale sopprime le difese immunitarie. Quindi io mi vaccino per proteggere me stesso,
mi vaccino perché facilito il lavoro dei miei medici, certo. non saranno confusi tra Covid-19 e influenza. Mi vaccino per proteggere i soggetti più deboli nella mia comunità. Io mi vorrei anche vaccinare, professore, con un vaccino che mi protegga dal Covid, ma per quello quanto dobbiamo aspettare ancora? È bene ricordare che ci sono circa 320 posti di vaccino. Una decina di questi sono in sperimentazione clinica. C'è anche un buon cavallo italiano, se vogliamo pensare a questa come una corsa di cavalli. Io voglio ricordare che non è importante chi arriva prima, è importante arrivare bene dal punto di vista dell'efficacia. E della sicurezza, immagino, sicurezza. Anche, no? Stiamo già percorrendo una scorciatoia, facendo due anni quello che normalmente si fa in 8-12 anni. Ecco, prendere ulteriori scorciatoie può essere pericoloso. Allora, aspetti professore, se ha ancora 5 minuti di pazienza, io ho necessità di andare in pubblicità, però la vorrei ritrovare perché ho bisogno di sapere, siccome siamo circondati, se corriamo il rischio, dal suo punto di vista, di una seconda ondata e anche come potrebbe presentarsi subito dopo la pubblicità. Grazie professore. Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, siamo in compagnia del professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Humanitas. Ci ha detto cose assai importanti sui vaccini. Stiamo già facendo una corsa per arrivare al vaccino per il Covid-19. Sarà più importante essere certi di aver fatto un buon lavoro e che magari questo buon lavoro sia anche condiviso. Chiedo al professor Mantovani quando ce l'avremo sto vaccino. Sarà essenziale che il vaccino sia nella disponibilità di tutti o no? Penso che sia assolutamente essenziale che sia nella disponibilità di tutti. Ci saranno delle priorità, come sempre in questi casi. Bisognerà proteggere innanzitutto le persone in prima linea. Certo, quelli più esposti e quelli più fragili. Dopodiché ci auguriamo che sia quelli più esposti e quelli più fragili di tutti i paesi, perché se una cosa abbiamo imparato è che poi le malattie non conoscono confini, mettiamola così. Senta, professore, le chiedo, a guardare la pianta dell'Europa, in generale del mondo, ma in particolare dell'Europa, io vedo un'Italia che in questo momento se la sta cavicchiando, ma che è circondata per davvero. Allora le chiedo, arriverà una seconda ondata? Io sono un immunologo e in genere non commento... Certo, non c'ha la palla di vetro, immagino, però... Non ho la palla di vetro. Detto questo, noi ci siamo comportati bene, continuiamo a comportarci bene e possiamo fare meglio degli altri, come abbiamo fatto meglio degli altri. Qual è la vera arma che abbiamo, le chiedo alla fine, sono i farmaci o il tracciamento? Abbiamo i diagnostici, quindi testare, tracciare, trattare. E poi il comportamento individuale. Certo, la nostra responsabilità. Il sistema immunitario. Grazie professore per essere stato con noi, grazie davvero, grazie al professor Mantovani. Io torno da Antonio Caprarica, il professor Panarari, Alessandra Ghisleri e vorrei subito coinvolgervi. Intanto Caprarica, che effetto le ha fatto il professore? Mi sembra, diciamo, ottimista quando dice l'Italia si è comportata bene. Se stiamo attenti e siamo bravi ce la possiamo fare, però io quando guardo quella mappa un po' di ansia ce l'ho. Beh, ma mi sembra più che giustificata, non solo la mappa, le notizie che arrivano ogni giorno, per parlare di un paese che a me è particolarmente caro, Gran Bretagna. Esatto. È l'inverno dello scontento, lo ha ribattezzato lo stesso Johnson, 6 mesi in cui ci sarà in sostanza un lockdown mitigato con le attività sociali ridotte al minimo, pub e ristoranti chiusi alle 10, chi può lavorare da casa tanto meglio. Mi pare che le cose che ha detto il professor Mantovani siano, siano la linea guida a cui noi dovremmo tutti quanti attenerci responsabilmente. Previsioni è inutile farne, è del tutto chiaro che il
virus gioca al rimpiattino, quindi è difficile immaginare dove rispunta e come rispunta. La parola chiave credo che stia in quello che ha detto Mantovani poco fa, cioè il comportamento responsabile dei singoli. Se continuiamo con mascherine, igiene e distanza, credo che ce la possiamo fare. Farei un appello alle persone autorevoli e alle personalità di spicco che tanto responsabili non sono si mostrano. State, ecco, non sono sempre state responsabili. Alessio, che succede? Caprarica ha citato le mascherine. In un'audizione alla Camera il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto che ci sarà una produzione di 30 milioni di mascherine al giorno. Monitoreremo e vedremo. No, è magnifico perché alla parola mascherina è comparso Pregliasco nei nostri schermi. Beh, era, cioè, era ci deve essere qualcosa. Ma era concordato. Non lo so. Professor Pregliasco, ben trovato. Per chi sta a casa, quando compare il professor Pregliasco significa che voi potete chiamare e avere le risposte che ritenete. Prego Alessio, finisci pure. E parlavamo degli altri paesi, non soltanto la Gran Bretagna. Spagna, 10.800 circa i contagi, 241 morti. E il ministro della Salute francese ha annunciato che la situazione a Parigi è molto grave. Nelle grandi città ci sarà una mappatura che specificherà l'intensità del contagio da Covid. La divisione sarà tra rosso, super rosso e scarlatto. Mamma mia, poi mi evoca altro e chiedo alla Ghisleri, no? Cioè, noi abbiamo avuto, ce lo ricordiamo tutti, quel momento in cui eravamo veramente senza fiato e peraltro è un'espressione che secondo me sta anche bene con il tema. Eravamo senza fiato tutti in quel momento preciso in cui dal 21 di febbraio siamo entrati nell'incubo Covid. La sensazione è che la Francia stia ancora lì, sia dentro quella situazione lì. La sensazione è quella e la sensazione degli italiani è tanta paura. Prudenza e responsabilità sono le due parole che dovrebbero muoverci, perché gli italiani hanno fortemente paura, hanno paura nel momento in cui portano i bambini a scuola, hanno paura nel momento in cui salgono sui mezzi di trasporto. Gli ingorghi nascono perché evidentemente ciascuno cerca la propria sicurezza e quindi cerchiamo di tutelarci. E poi soprattutto la paura di fare tanti sacrifici che possano andare vanificati perché magari qualche stupido non rispetta le regole e quindi la paura del vicino, la paura di quello c'è ancora ed è forte e il tantan che arriva dall'estero ci rende più fragili perché ovviamente noi possiamo lavarci le mani, mettere le mascherine, usare i gel, ma non possiamo fare nient'altro perché ancora non... e facciamo tanti controlli, quello sì, perché... tamponi veloci, sì, sierologici, però purtroppo non abbiamo la certezza del domani perché il è così, è così, cioè alla fine diciamo Panarari ci hanno più volte rassicurato sia Conte sia il ministro Speranza, non ci sarà un nuovo lockdown, dopodiché diciamo è più un auspicio che una certezza perché come è evidente non ce l'ha il professor Mantovani. Meno che meno ce l'hanno i politici la palla di vetro, non ce l'ha Pregliasco, cognizione di quello che accadrà, è evidente che se non ce l'hanno i medici e gli scienziati difficilmente ce l'avrà la politica. No, la politica può immaginare di essere resistente all'ipotesi del lockdown fino all'ultimo minuto possibile, questo lo capisco perché c'è un tema poi di economia, dopodiché non lo può escludere, capisco bene Panarari. Sì, io credo che in questo ci sia un cambio di registro importante da parte del governo, nel senso che questo governo ha impostato la sua comunicazione in una fase che era tragica, drammatica, appunto di chiusura, invitando in maniera molto pushing, molto forte, gli italiani ad assumersi le proprie responsabilità, stare in casa, adottare comportamenti responsabili e dicendo che non c'era alternativa per l'appunto al lockdown. L'ho fatto in stretto contatto con gli scienziati. Questo è, ecco, a proposito di competenza, questo è un aspetto molto importante, la sinergia tra la scienza e la politica. D'altronde la politica è anche il governo della cosa pubblica, è anche la responsabilità rispetto all'economia, è anche il fatto che purtroppo abbiamo il Covid e a causa del Covid stiamo per avviarci verso una fase molto molto dura dal punto di vista sociale ed economico. E quindi è assolutamente comprensibile che il Presidente del Consiglio e il suo Ministro della Salute
in questo momento cerchino anche di mandare dei messaggi, non dico rassicuranti perché non è la parola giusta, però diciamo messaggi che invitano a tenere conto di altre cose, che dicono che cercheranno di tutelare anche l'economia per l'appunto. Questo c'è una prova di responsabilità da parte delle leader di governo forte e giusta. Allora andiamocela a vedere però, perché prima dicevamo il Covid è entrato, no, anche in queste elezioni. Ve lo faccio vedere, ve lo racconto, guardate. Dire che si vincono le elezioni perché si va a occuparsi in TV del coronavirus lo trovo riduttivo nei confronti dei venti, lo trovo anche offensivo. Sarà anche riduttivo. Fatto sta che il governatore più votato di sempre in Italia è proprio lui, Luca Zaia, il padre del celebrato modello veneto di gestione della pandemia. Ogni giorno in conferenza stampa, tutto numeri e ordinanze. Non è l'unico a godersi la riconferma dopo una campagna elettorale giocata al comando in piena emergenza Covid. Qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Questo video del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato perfino rilanciato da Naomi Campbell. Il governatore ha scelto i monologhi su Facebook per comunicare durante la pandemia. Chi non indossa la mascherina è una bestia. Un videogame ha consacrato il successo, risultato dai sondaggi non proprio felici di gennaio al trionfo di settembre. Scontato come quello di Giovanni Toti in Liguria, forte della ricostruzione in tempi record dell'ormai ex Ponte Morandi, ha giocato fino alla fine all'attacco. Qualcuno continua a dire che neghiamo i numeri e i dati, c'è posto nei nostri ospedali, c'è posto. C'è poi chi nell'emergenza ha puntato tutto sul virologo di fiducia, rocker all'occorrenza, e alla fine lo ha candidato. Vi voglio presentare quello che sarà il nuovo assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Michele Emiliano ha vinto e neanche lui se lo aspettava. Certo, non si è risparmiato tra l'acquisto di un carico di mascherine dalla Cina e una performance per il personale del Policlinico di Bari. Emiliano, Zaia, De Luca, Toti, non sarà stato solo il virus a farli vincere. Certo non li ha indeboliti. La paura di una seconda ondata forse ha fatto il resto. No, vabbè, devo dire che Emiliano, voce notevole e molto, molto intonato, diciamo. E Ghisleri, riparto da lei. Vabbè, a parte Naomi Campbell che va a guardare, ho capito bene, Naomi ha ritweetato. Campbell guarda anche Tagad Abbiamo, abbiamo numerose prove, però certo. Siamo modesti e non lo diciamo. Sì. Però sì, Naomi Campbell ha condiviso il video di De Luca, quello del mi vengo a prendere a casa. Sì, credo fosse quello della festa di laurea. Fate la festa di laurea, arrivo con lanciafiamme. Esatto, i carabinieri. Cioè, alcune, diciamo, sono state particolarmente creative. No, Ghisleri? Sì, sono state, ma più che altro la semplicità, l'immagine è la prima cosa che arriva e che rimane in mente, perché un'immagine è tutto e può raccontare una storia, e quindi nel momento in cui sia belle, drammatiche, sono utilissime. Pensiamo anche a semplicemente ai simboli che noi troviamo nelle indicazioni, e quindi come ci si lava le mani, e anche il giochino di Super Mario che sì. Invece vedeva il presidente che saltava di pizza in pizza, è divertente, ma faceva anche comprendere come muoversi, perché poi andava in altre direzioni. Sì, utilizzano, nella comunicazione si utilizza di tutto, basta che lo scopo e l'obiettivo siano buoni, ovviamente. Ma quando Zaia dice offensivo dire che si sono vinte le regionali perché si è parlato di coronavirus in TV... No, il coronavirus è stato fondamentale, non è che si è parlato in TV, i cittadini si sono sentiti protetti, hanno visto dei paladini davanti a loro che difendevano la cittadinanza di fronte a una situazione che era convulsa e confusa, perché evidentemente non sapevamo bene che pesci prendere, quindi nel momento in cui davano delle indicazioni, c'era anche delle indicazioni che erano distorte, che andavano in una direzione e nell'altra, i presidenti di regione facevano capo. È così. Allora, non so se, Pregliasco, a lei hanno chiesto di candidarsi? No, nessuno. Niente, ma è sicuro, Pregliasco? Secondo me lei non ce lo vuole dire. Io sono già impegnato non in politica, ma per la mia associazione, l'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, e cerco di fare un'attività, come dire... Scusi, lei di che regione è? Io sono lombardo. Lei è lombardo, non c'erano, non si andava alle regionali in Lombardia. C'è Milano però, in primavera.
c'è Milano, vedi la Ghisleri ci sta dicendo delle cose. Vabbè, ci faccia sapere, Pregliasco, no, perché come lei sa, invece Lopalco, professor Lopalco, si è candidato ed è attualmente assessore già, no? Emiliano ha detto, che sarà assessore alla sanità della Regione Puglia. Assessore della Regione Puglia. Noi siamo andati a recuperare lo spot elettorale? È un Lopalco dannata. Lopalco dannata. Vediamo. Abbiamo una nuova normalità da progettare e per farlo dobbiamo rimettere al centro le eccellenze, le migliori competenze e le risorse del nostro territorio. Oggi più che mai diamo la precedenza alla serietà, al talento, alla progettazione. Sono Pierluigi Lopalco e ho deciso di schierarmi in prima linea per la Puglia. Oh, eccoci qua. Allora, il partito dei virologi, Caprarica. Il partito dei virologi non è male. Effettivamente, però, dobbiamo rallegrarci un po' tutti che quelli che hanno scelto di puntare direttamente a una poltrona di assessore o comunque di entrare in politica siano, grazie al cielo, abbastanza in numero decisamente limitato. No, per carità, poi benvenuti virologi, magistrati e giornalisti. Non c'è niente di male, povero Lopalco. Non c'è assolutamente, no, è stato chiamato assolutamente da niente di male. Assolutamente niente di male. D'altro canto, adesso il meccanismo, insomma, a voler guardare le cose in un modo piuttosto freddo, bisogna dire che dal punto di vista elettorale Lopalco era un richiamo sicuro in Puglia. Io in questo momento mi trovo in un angolo della Puglia che era il quadrilatero magico tra Gallipoli e Leuca, in cui non hanno avuto manco un caso di Covid. Adesso non credo che sia un merito diretto di Lopalco, però bene o male, da un punto di vista elettorale certamente dice che bravo, esatto, nel dubbio lo voto. Quantomeno, quantomeno porterà fortuna, no? Insomma, sono meccanismi che poi funzionano anche quelli, è evidente che funzionano anche quelli. Invece, parlando seriamente, mi piacerebbe, queste elezioni, oltre il Covid, sì, non capisco la reazione di Zaia così peperina, diciamo, perché insomma non c'è niente di offensivo nel pensare di una cosa gente... che è una cosa, esatto, semplicemente un'osservazione di realtà, che il Covid abbia giocato un esatto ruolo. Ecco. Ecco, tant'è che io vorrei proporre questo giochino, come dire, totalmente mentale, che è l'ipotesi che in questa competizione elettorale fosse entrata anche la Lombardia. Come sarebbe andata la rielezione del presidente Fontana? E questa è una non bella domanda. Non sono tanto sicuro. Tanto sicuro. Bella domanda. Allora, facciamo una cosa. Dico io chi fa le domande e chi dà le risposte, perché a casa mia non è che mi devi guardare male, Alessio. No, io stavo guardando rapito. No, mi stavi guardando male. Risponde Panarari, ma fra un attimo, perché prima... devo dare la possibilità a Raffaele, che aspetta da un po' al telefono, di parlare col professor Pregliasco. Chiedo a Raffaele di essere veloce, altrettanto al professor Pregliasco, così riusciamo a prendere un po' di telefonate. Raffaele, prego, buon pomeriggio. Sì, buonasera Tiziana. Volevo chiedere al dottor Pregliasco se ci sono e quanti sono i casi di soggetti che hanno fatto l'esperienza di un secondo contagio da coronavirus o addirittura di una seconda malattia. Questo ovviamente è strettamente connesso al fatto della persistenza degli anticorpi al mantenimento dell'immunità. Certo. Questo perché comunque mio figlio, che si è ammalato a marzo e se ne è uscito a giugno, e ancora continua a mantenere dei sintomi, diciamo, di scarsa capacità respiratoria e un po' di stanchezza varia. Quindi ovviamente appena viene un po' di febbre, raffreddore o qualsiasi piccola parte cosa, un allarme pazzesco in casa, certo. Esatto. Grazie Raffaele. Adesso sentiamo la risposta del professor Pregliasco. A casi di reinfezione, quindi di soggetti guariti che hanno ripreso la malattia, sono veramente ad oggi documentati sulle dita di una mano. Quindi ad oggi possiamo sulle dire dita di una mano in tutto il mondo? In tutto il mondo documentati, sì. Quindi rimane questo dubbio che addirittura queste persone possono aver avuto un periodo di negatività dei test legati a un abbassamento della replicazione virale e poi una cioè che non seconda... fossero guariti del tutto, esatto, diciamo, esatto. E che per non sia una seconda dubbio. Infezione. Però purtroppo capita cose come quelle che raccontava l'ascoltatore, di soggetti che purtroppo
diciamo, mantengono per lungo tempo della una sintomatologia, e questo è un elemento che insomma ancora dobbiamo approfondire, ma è possibile che sia questa. Può succedere lunga, che si stia male molto a lungo. E Giuseppe da Capalbio? Vediamo se sì, c'è il telefono. Eccolo, Giuseppe, eccolo. Buon pomeriggio, prego. Buon pomeriggio a lei. Senta, io volevo fare una domanda al professore per quanto riguarda gli immunosoppressori, in quanto io già da 4 anni che prendo questi immunosoppressori, per in particolare il metratroprazole, perché sono affetto da artrite reumatoide. Ora, in questa situazione posso fare i vaccini? Quali, in caso? Grazie Giuseppe, grazie. Prego professor Pregliasco. Io ho collaborato giusto appunto con la Società Italiana di Reumatologia e abbiamo appunto considerato e valutato tutti gli studi, e si possono eseguire le vaccinazioni antinfluenzale, anche l'antipneumococcica. E quando sarà eventualmente anche il vaccino Covid? Quando ci sarà è molto presumibile, dipende dalla tipologia di vaccino che sarà disponibile, perché ne stanno sviluppando diversi, però per quanto riguarda influenza e pneumococco, che sono elementi che quest'anno ovviamente rilanciamo, possiamo dire che la persona può vaccinarsi, deve vaccinarsi, potrebbe avere un'efficacia relativamente inferiore, più bassa rispetto alla norma, ma vale assolutamente la pena. Allora, intanto grazie professore. Facciamo una cosa, al telefono ci sono ancora persone che stanno chiamando, però insomma ho dato il tempo a Panarari di riflettere, vorrei tornare da Panarari. Ci ricordiamo che la Lombardia ha pagato il prezzo più alto e ha affrontato un'emergenza spaventosa. Adesso poi noi anche scherziamo, ma insomma la domanda di Caprarica però è del tutto sensata. E se lì dove oggettivamente si è pagato il prezzo più alto, dove è stato più difficile, dove abbiamo visto anche delle cose che oggettivamente non hanno funzionato, se anche lì si fosse votato, come sarebbe andata? Panarari, la sua opinione. Occorrerebbe la sfera di cristallo che abbiamo appena detto. Allora io perché chiamo Panarari? Il migliore politologo della piazza, perché Panarari la sa. Potrei avventurarmi in un'improbabile spiegazione. No, è difficile davvero spiegarlo e immaginarlo per 2 ragioni. Nel senso che avrebbe senso sia una punizione nei confronti di Fontana e della Giunta regionale lombarda per la gestione, diciamo, non esattamente accurata in alcuni momenti. Al tempo stesso però, come ricordava proprio lei, dal momento che quello è stato l'epicentro, che ha pagato più duramente, in maniera più drammatica, è anche verosimile che sarebbe scattata comprensibilmente un'idea di reazione della comunità, ancor più perché non dobbiamo dimenticarci che c'è stato un momento di conflitto istituzionale forte tra lo Stato centrale e le regioni, e Fontana naturalmente ha interpretato anche il sentire di una parte dei lombardi. Quanto numericamente questo sia stato, potesse essere determinante, non lo sappiamo. Invece sappiamo che il Covid è stato determinante, e lo vediamo nel fatto, per esempio, che la battuta d'arresto di Matteo Salvini ha molto a che fare con l'assenza di una politica rispetto al Covid, l'assenza di una linea chiara. O ancora, delle due forti personalità carismatiche viste nei videogiochi e nelle loro performance Canore prima, erano dati Emiliano e De Luca perdenti all'inizio della corsa, non sembravano essere destinati al trionfo, mettiamola così. Precisamente, poi sono arrivati i lanciafiamme e i carabinieri di De Luca, e il trasferimento di credibilità, per esempio del professor Lopalco e della gestione della sanità pugliese nei confronti di Emiliano, e quindi di nuovo il tema del Covid è stato assolutamente determinante. Quindi è cambiato il destino. Assolutamente sì, pensiamo agli indici di gradimento impressionanti del Presidente del Consiglio e che tuttora sono piuttosto solidi. Allora, il Covid è stato determinante. La reazione stizzita di Zaia si spiega probabilmente con una specificità veneta, diciamo così, nel senso che il Presidente Zaia gode di grande consenso e quindi ha voluto rimarcare questa cosa. E forse anche rimarcare una differenza e una distanza, su questo voglio sentire anche la Ghisleri, proprio da Salvini. Lui ha detto e ripetuto più volte, io non vado a fare comizi, io sto
Io lavoro e quindi anche lì io non sto in televisione, non vado in televisione a parlare di Covid, io sono impegnato a risolvere i problemi con Crisanti. Cioè credo che quello fosse un po' il messaggio, quindi la reazione era stizzita per quello. Penso, adesso sentiamo anche la Ghisleri che peraltro è chiamata in causa, è la sua di regione. Alessio, che succede? Parlo di Milano ovviamente, della Lombardia. Alessio? A proposito di Salvini, il leader della Lega poco fa ha lanciato un'ipotesi di governo ombra dei territori, riunirà 74 consiglieri regionali, dividerà i compiti da fare, un'istituzione che viene, tutta un'altra storia, tutta un'altra genesi e un altro percorso dal mondo british, quindi da un mondo che Caparica conosce molto bene, però diciamo che è la prima volta che Salvini... Quando in Italia si fa un governo ombra, vuol dire che si è del tutto rinunciato alla prospettiva di governare davvero. E Salvini lo abbiamo chiedere sistemato. Chiedere a Occhetto per informazioni. Salvini, Salvini a posto. Ha già risolto la pratica, no? Ghisleri. Su Milano o su Salvino? Insomma, le questioni poi si incrociano, inevitabilmente. La situazione della Lombardia è una situazione molto complicata, come è stato detto, ed è stata anche il senso di rivalsa avrebbe potuto prevalere. Di sicuro io credo che ci sarebbe dovuto essere un cambio di passo con un cambio di squadra su molti fronti e poi bisognava ben comprendere quale momento, perché attenzione, perché adesso ci sono tante cause aperte e tante situazioni, diciamo, con legame con la giustizia, e quindi anche quello potrebbe fare campagna elettorale. Di sicuro la situazione in Lombardia è molto più complicata, anche perché la Lombardia subisce fortemente l'influenza del Veneto e dell'Emilia-Romagna. E la sanità evidentemente è andata al collasso perché avevamo tantissimi casi, e questo ha dato anche l'impressione nei cittadini che magari non si era fatta a sufficienza. Peraltro noi arriviamo anche da una riforma della sanità con il governatore precedente Maroni, presidente della regione Lombardia precedente, che aveva complicatamente stravolto la planimetria e il rapporto tra i medici di base e i cittadini. E abbiamo capito che i medici di base sono fondamentali. Quella medicina territoriale che invece in Veneto c'era poi risultava necessaria. Soprattutto per le diseguaglianze, poi soprattutto perché, attenzione, la Lombardia è la regione più popolosa, ha quasi 13 milioni di abitanti, e la seconda regione più popolosa d'Italia ne ha 6 milioni, quindi tra 13 e 6 milioni c'è il doppio, quindi... È anche una questione di numeri e di posizioni. Pregliasco, qua non le credono, le segnalo, non dico bugie, ma hanno mandato questo foglietto su cui hanno scritto: ma possibile che non hanno mai offerto una poltrona politica a Pregliasco? O non hanno sentito o non le credono? No, Pregliasco ha detto che non gliel'hanno offerta. No, lo dico perché dietro le quinte c'è il capo progetto Ciulla. E insiste, dice: no, vabbè, non è possibile, richiediglielo. Prego, Pregliasco. Assolutamente no, non ho avuto nessuna cosa, sono solo nel comitato tecnico scientifico della Lombardia, ma proprio come coinvolgimento tecnico nella, ce lo ricordiamo. Nella risposta alla Lombardia, che davvero ha avuto uno tsunami. Noi abbiamo avuto veramente una situazione dove anche il territorio non poteva fare la differenza. Siamo arrivati con ambulanze anche nel mio ospedale in coda per arrivare a essere recuperati, ma non perché c'erano alternative, perché erano comunque cari. Uno tsunami è stato da noi l'epicentro, una situazione che ha devastato le RSA, che come dico, ha messo in croce un servizio sanitario. È così. Che fosse uno tsunami non c'è dubbio. Mi dite se c'è Maria al telefono che voleva parlare col professor Pregliasco. Maria chiama da Firenze. Sì, pronto? Eccoci, buon pomeriggio. Salve, buonasera. Volevo chiedere al professor Pregliasco, dunque si parla di bimbi della scuola dell'infanzia, della fascia 3-5 anni. Raffreddore in forma molto lieve, senza tosse, mal di gola, febbre, malessere. Se la scuola chiama affinché venga ripreso il bambino da scuola, poi la pediatra
deve per forza fare il tampone o può anche fare una valutazione in qualche modo che possa poi certificare lei senza il tampone o lui, pediatra, insomma, secondo. Cioè può magari dare un'indicazione di stare a casa per un certo tempo ma evitare il tampone, le chiede questo? Sì, sì. Cioè sì, la quarantena senza però il tampone. Essendo scuola allora dell'infanzia è ancora forse possibile, perché ancora il tampone non è quello meno invasivo, quello salivare, ma mi risulta che sia un tampone quello con il prelievo bocca e naso, insomma. Sì, sì. E quindi così. Forse e niente, deve per forza ricorrere al tampone la pediatra o può fare una valutazione, perché il raffreddore veramente minimo, ecco. Si parla. Va bene, di Maria, grazie per la domanda. Sentiamo la risposta del professore. Ha ragione l'ascoltatrice. È molto probabile, se si tratta in un bimbo di un solo sintomo, naso chiuso, naso che cola, che sia una delle tante forme respiratorie simili influenza. Rimane la responsabilità del pediatra, del medico di famiglia, nel decidere se è necessario il tampone oppure no. Quindi è una scelta che viene lasciata. Quindi c'è questa discrezionalità, questa possibilità da parte del pediatra di valutare se ritiene o non ritiene opportuno fare il tampone. Va bene. Allora, io scusatemi, ma ho una chicca da farvi vedere, perché appunto noi siamo andati a votare, abbiamo detto che il Covid in una maniera o nell'altra ha inciso, poi ci sono stati dei luoghi in cui ha inciso talmente tanto che, guardate un po', Corleone. La situazione che stiamo vivendo in questo paese a seguito dell'insorgere di alcuni casi di Covid-19, per la verità poco attesi nella nostra cittadina, pensato che nella prima fase soltanto due asintomatici provenienti da fuori erano stati tenuti in quarantena, adesso invece la situazione si è aggravata con purtroppo 11 casi di persone ad oggi che sono stati dichiarati positivi. E la gran parte di questi frutto della presenza di una, all'inizio di un'infermiera, e quindi i familiari sostanzialmente sono stati da detti contagiati, e chi, i quali familiari nel frattempo si erano recati a un matrimonio con circa 250 presenze. Ma oggi si vota e devo dire non è che si prevedesse un afflusso chissà quanto grande, tuttavia temiamo e ho qualche riscontro che ci siano pochi elettori che andranno al seggio. Intanto chiaramente tutti quelli che hanno avuto la preoccupazione del contagio, voi 250 di un matrimonio, di quel matrimonio, ma voi anche altri 250 che tre giorni dopo hanno partecipato a un altro matrimonio in cui presumibilmente, lo stanno accertando i carabinieri, c'erano delle compresenze tra il primo e il secondo. Al di là di ogni paura, diciamo, dobbiamo farci coraggio e andare avanti, quindi io ho scelto di venire a votare proprio per evitare di chiudermi dentro e non avere più una vita normale. Poche persone, del resto non ho incontrato quasi nessuno all'interno del seggio. Chiaro che ne fa da padrona un po' anche la paura e una sensazione di disagio. Sono un insegnante dell'Istituto Comprensivo Vasi. Siamo stati la prima scuola della Sicilia a ricevere i banchetti monoposto. Contenti di questo ci siamo messi subito all'opera. Poi insomma, purtroppo in questo momento dobbiamo contenere gli entusiasmi e in ogni caso aspettare che il focolaio possa ridursi e che soprattutto si riduca i contagi in modo tale da tornare a scuola il prima possibile. Signora, lei è andata a votare? Sì, sì. Ma non si spaventa del coronavirus? Ma io sono bella copriggiata, allora che fa, non esce più? E questo è pure un dovere, e abbiamo fatto pure questo dovere. Grazie, signora. Prego. Adoro la signora che è bella equipaggiata e ovviamente ha la mascherina, diciamo, non proprio messa correttamente, Pregliasco. È vero, è vero, purtroppo è una situazione che si vede ed è un peccato perché, come si è detto, il rischio è per il futuro. Sono ancora ottimista, ma bisogna essere assolutamente prudenti.
Bisogna essere assolutamente prudenti e contemporaneamente ormai un po' ghislerici, ci dobbiamo abituare, cioè la nostra normalità sarà, nella migliore delle ipotesi, quella che io auspico, sarà piccole chiusure di volta in volta a seconda del focolaio, essere veloci nell'individuare il focolaio e provare a continuare a vivere le nostre vite, sperando che non sia necessario un nuovo lockdown. Ghisleri? Con regole certe sicuramente sì, bisogna riuscire a comprendere anche il mondo della scuola col mondo del lavoro e con la difficoltà dei medici sul territorio che spesso, non visitando di presenza il malato, dovranno fare delle diagnosi telefoniche, quindi con tutte le complicazioni del caso e quindi anche tutte le sicurezze che le aziende dovranno mettere in campo e che stanno mettendo in campo per tutelare i loro dipendenti e la salute anche delle loro famiglie. Quindi un gioco di squadra sarebbe necessario. Sì. E bisogna anche che ci sia la squadra, perché se guardo al governo mi viene esattamente in mente una squadra coesa, mettiamola così. Cioè c'ho un attimo di esitazione se penso a quella squadra lì. Alessio? 1640 casi oggi di infezione da Covid-19 in Italia, sia a fronte di oltre 103.000 tamponi, quindi un numero elevato. I morti sono 20, è il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. La cosa incredibile è che poi davvero ci si abitua a tutto, perché ci siamo abituati a contare tutti i giorni i morti del Covid. Cioè, poi veramente il Covid ha già cambiato le nostre vite, ha già cambiato le nostre abitudini, inevitabilmente. Saluto e ringrazio i nostri ospiti. Saluto e ringrazio Antonio Caprarica, il professor Massimiliano Panarari. Grazie. Alessandra Ghisleri, ricordo la Repubblica. Grazie. Dei sondaggi, saluto e ringrazio davvero, è stato come sempre assai utile per tutti noi il professor Fabrizio Pregliasco. Andiamo in pubblicità, dopo di noi Alessio? Dopo di noi, siedi che mi frego le mani, senti chi mangia con Benedetta Parodi e poi a seguire The Good Wife, quindi una grande serie solo per la 7. Grazie, a domani, vi aspetto.